La scelta del titolo, diciamo, legato a Next Generation EU, era un po' per stare anche sull'attualità. Siamo, come ricordava il professore, all'indomani della giornata della Terra, siamo soprattutto in una fase che, come era prevedibile, vede un'accelerazione, del dibattito e delle decisioni per quanto riguarda in particolare le politiche per contrastare la crisi climatica. Il riferimento a Biden è importante. A me è capitato già anni fa di dire che io, quando penso alla questione, della crisi climatica, e della questione ambientale in generale, penso, a una situazione simile a quella in cui si trovò, Kennedy all'inizio degli anni 60, quando lanciò una sfida che allora sembrava proibitiva. Kennedy, in un, famoso discorso, da poco diventato presidente degli Stati Uniti nel 1962, disse: "Porterò un americano sulla Luna entro la fine del decennio." Molti pensarono, anche se la canzone di De Gregori non era ancora stata scritta, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto. Ma in realtà, gli americani arrivarono sulla Luna, come sappiamo, prima della fine degli anni 60. Nel 69 Kennedy era stato assassinato, ma questo fu possibile perché ci fu non solo un investimento in tecnologia e risorse economiche. Certo, c'era anche allora un conflitto geopolitico con l'Unione Sovietica, ma entrò in campo il carattere e l'orgoglio degli americani. Percepirono quello come una sfida, come un'opportunità, diedero il meglio di sé. È quello che siamo chiamati in qualche maniera a fare oggi. E siamo chiamati a farlo in una situazione che con l'elezione di Biden è migliorata, ma che ha visto a lungo l'Europa impegnata su questo fronte molto più di altri. E qui c'è un primo passaggio, diciamo, che è, se volete, anche all'origine del Recovery Plan, diciamo. Il primo passaggio è il fatto che l'Europa ha scelto questo come il terreno in cui in qualche maniera dà un segnale al mondo. Nel 2014 il Papa andò a Strasburgo e pronunciò un discorso molto duro sull'Europa. Diciamo che Papa Francesco, come si suol dire, non si può, non è criptico nelle cose che vuole far arrivare agli ascoltatori. Lui parlò di una Europa vecchia e stanca, la paragonò a una nonna non più fertile e vivace, e sembrava proprio così. Cos'è accaduto dopo? È accaduto che proprio all'inizio, a partire dalla COP21 di Parigi nel 2015, che peraltro fu molto influenzata anche dall'enciclica Laudato Si', ma che insomma vide un protagonismo fortissimo dell'Europa e, diciamo, l'ultima spinta che veniva dalla presidenza Obama di allora, e poi per effetto delle crisi che l'Europa ha affrontato, la Brexit e da ultimo la pandemia, l'Europa sembra aver trovato proprio intorno alla questione dell'affrontare la crisi climatica una sua missione, un suo carisma, un suo messaggio per il mondo e per la propria economia, perché ecco, questo è il punto intorno a cui poi ruoterà l'insieme delle cose che verrò a dirvi, e poi parleremo anche di qualche numero, perché il problema che mi sembra importante oggi è capire, diciamo, qual è l'orizzonte che ci diamo. No? Cos'è, in che direzione muoversi? Il manifesto di Assisi, proposto dalla Fondazione Symbolo e dal Sacro Convento, esordisce dicendo che affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario, ma è anche una straordinaria occasione per rendere la nostra società e la nostra economia più a misura d'uomo e per questo più capace di affrontare il futuro. Questo oggi è evidente anche per superare la crisi climatica. Sempre per fare riferimento al Papa, che in realtà è uno dei grandi pensatori di questo mondo, peggio di questa crisi, c'è solo il rischio di sprecarla, diciamo. Ma questo è oggi possibile perché nel frattempo, prendiamo come riferimento il 2015, molte cose sono cambiate.
In primo luogo è cambiato il fatto che una parte importante dell'economia ha capito che questa sfida non solo non è aggirabile per i rischi che fa correre anche all'economia, alla società, all'uomo. Lì, se posso permettere una parentesi, noi parliamo di giornata della Terra, è una giornata storica nata nel 1970, ma dobbiamo avere ben chiaro che si tratta soprattutto di una giornata dell'umanità. Ricordiamoci che la Terra sopravviverà alla scomparsa dell'uomo, è l'umanità che ha un problema di difendere la propria civiltà e di andare avanti e non indietro, e in questo c'è la nostra sfida. Anche rispetto alla crisi climatica, ma diciamo, quello che è cambiato è che, e questo influenza anche il vostro futuro, parlo dei giovani, perché capire dove va la società e l'economia è importante anche per capire dove ci sarà lavoro, qual è il terreno in cui investire l'intelligenza, applicarsi, inventare nuove cose, diciamo. Quello che è cambiato è che nel 2015 già c'era una parte importante dell'economia che si era incamminata sulla strada giusta. Poi non sto qui a discutere con quanta velocità, sicuramente bisogna sempre fare di più e anche oggi c'è un enorme problema di garantire la coerenza fra le dichiarazioni fatte e le cose che effettivamente si fanno. Oggi questo processo è molto più evidente. Voglio farvi alcuni esempi per capirci. Prima parlavamo di Biden, come è noto, il presidente Trump era ostile agli accordi per contrastare la crisi climatica, aveva ritirato gli Stati Uniti, fatto ritirare gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi e uno dei primi atti compiuto da Biden è stato rientrare in quegli accordi e se voi andate sulla rete e cercate le immagini della campagna presidenziale vinta da Trump, cioè le scorte, non le ultime, le precedenti elezioni presidenziali, troverete molte immagini che fanno riferimento ai due grandi slogan, ai due feticci che Trump allora agitava, e cioè il muro con il Messico e il carbone americano. Gli Stati Uniti escono dagli accordi di Parigi anche per difendere le fonti fossili americane a partire dal carbone. Durante gli anni della presidenza Trump vengono fatte molte misure a favore dei combustibili fossili americani, ma cosa è accaduto? È accaduto che il consumo di carbone è continuato a calare. Attualmente gli Stati Uniti consumano meno carbone di quanto ne consumavano nel 1905, cioè oltre un secolo prima. Sono state chiuse durante gli anni della presidenza Trump 50 centrali elettriche a carbone e nel giugno scorso tutti i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica negli Stati Uniti, in tutti gli stati, anche quelli a guida repubblicana, erano alimentati da fonti rinnovabili. Perché poi gli americani sono pragmatici e se al governatore repubblicano costa meno la pala eolica, non compra il carbone degli Appalachi. Quindi probabilmente Trump ha preso i voti con quello slogan, non tanto i voti dei minatori, che in America non sono tantissimi, anche perché sono miniere a cielo aperto, ecco, non sono le miniere dell'Inghilterra, della Thatcher, per capirci, ma ha perso nell'economia. Questo andamento di ampi settori dell'economia è fortissimo a tutti i livelli. Pensate a quanto sta accadendo sull'auto. FCA adesso, Stellantis, no? Ma comunque FCA, l'ex Fiat, ha a lungo detto che l'auto elettrica non era il futuro, adesso annuncia un grande investimento sull'auto elettrica, perché è chiaro che in larga parte nella trazione è quello il futuro. Ma vale per cose piccole e per cose grandi. Prendiamo la nostra Enel. Quest'anno sono 10 anni del secondo referendum contro il nucleare in Italia. Il primo c'era stato nel 1987, che ha chiuso definitivamente la strada al nucleare. A lungo in Italia
esponenti della politica, esponenti del mondo dell'economia, dell'informazione, hanno detto peccato, no, che non siamo come i francesi che hanno l'Électricité de France, che con il nucleare è un'azienda molto forte, molto in grado di affrontare il futuro. Bene, l'Enel che ha rinunciato al nucleare per decisione dei cittadini e ha scelto perché ha avuto un gruppo dirigente illuminato, in particolar modo l'attuale amministratore delegato Francesco Starace, ha scelto di puntare tutto sulle rinnovabili, ha accettato, prima ancora che venisse sancito da una decisione europea, l'obiettivo di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. Obiettivo che per prima l'Europa si è dato, ma che adesso si sono dati dopo il Giappone, la Corea. Lo farà sicuramente gli Stati Uniti, la Cina dice 2060, insomma, poi bisogna entrare nel merito, ma insomma è come la Luna per capirci come orizzonte, ma insomma è una cosa impegnativa ma importante. Ebbene, questa Enel oggi, proprio perché non aveva, diciamo, l'eredità e l'appesantimento dell'eredità del nucleare, tenete conto che attualmente nell'Occidente ci sono in costruzione solo due centrali, una in Francia, a Flamanville, e una a Olkiluoto. Queste due centrali costano il triplo di quanto era previsto all'inizio, hanno visto raddoppiare i tempi di costruzione, insomma sono un fallimento. Difatti sono fallite Areva, che era l'azienda francese che costruiva nucleare, e la Westinghouse Toshiba, che era l'azienda americana e giapponese che era impegnata in questo campo. Ebbene, l'Enel non fa più il nucleare, ha puntato tutto sulle rinnovabili e attualmente è la società privata più quotata in borsa in campo elettrico d'Europa. È il primo produttore mondiale di rinnovabili, purtroppo in Italia molto meno, ma questo ci veniamo dopo perché l'Italia da questo punto di vista ha molti appesantimenti. Insomma, quella scelta ha pagato e paga in tanti altri settori. Qualcuno lo vedremo nel corso, diciamo, di questa discussione. E ci sono orizzonti tecnologici, ma anche sociali, di accettabilità sociale, di cambiamento degli stili di vita, di la spinta che viene anche dalla generazione Greta in questa direzione, in realtà ha nella società radici abbastanza forti. Quando il più grande fondo di investimenti del mondo, BlackRock, che amministra 8 mila miliardi di dollari, per capirci, 4 volte il PIL dell'Italia, afferma più volte e comincia a muoversi per ritirare i finanziamenti alle aziende che non si impegnano nel ridurre le emissioni di CO2, c'è sicuramente un ragionamento di carattere culturale, ma c'è anche un ragionamento di carattere economico. Pensa che quei terreni siano terreni pericolosi dal punto di vista anche economico e che va meglio investire in altri settori. In questi giorni l'ho inviata anche a Maura Mantelli, quindi ve la fate girare da lei se vuole, gira, perché avevo il suo cellulare, gira sulla rete un filmato molto carino, è un'animazione sostanzialmente che fa vedere l'andamento negli ultimi 30 anni di Blockbuster, no? La catena di distribuzione di film che insomma è diventata a un certo punto fortissima, è centrato sugli Stati Uniti, fa vedere come questa catena da 30 anni fa lentamente e poi sempre più velocemente si espande, copre in maniera estesissima tutti gli Stati Uniti e poi con un cambio di tecnologie e di abitudini crolla rapidamente. Avremo fenomeni di questo tipo. Nel prossimo periodo dobbiamo stare, diciamo, dalla parte giusta. Ma come è messa l'Italia in questa sfida che, ripeto, è per l'Europa una sfida cruciale? Perché, come dimostra l'iniziativa di Biden, questo terreno è un terreno di competizione economica, di relazioni internazionali, di cambiamento. Ah, bravissima! Non mi dire che sei riuscita a far vedere il filmato su Maura su Blockbuster. Comunque, se lo proiettano è carino, insomma. E, diciamo, è un terreno cruciale per il futuro dell'economia e produrrà
anche conflitti geopolitici ed economici. Sicuramente non è una cosa semplice quella di cui stiamo parlando. Per esempio, l'Europa sta per varare un provvedimento, a mio avviso importantissimo, che prevede che venga posto un dazio ai prodotti in ingresso in Europa. L'Europa è il più grande mercato del mondo. Se se lo ricorda, lo può usare a fin di bene questo suo primato, sulla base delle emissioni di CO2. Questo, come capite, è una misura potentissima, perché da un lato limiterà, e già assieme ad altri fenomeni, poi li approfondiremo, l'eventuale tentativo di delocalizzare, diciamo, le imprese più inquinanti, diciamo, ma spingerà un po' tutti i paesi ad andare, nella giusta direzione. Ovviamente non è una misura indolore, ne sentiremo parlare nel prossimo periodo e sicuramente sarà uno degli oggetti del confronto anche nel G20 che l'Italia ospita e nella conferenza che si terrà a Glasgow a fine anno. Ma ripeto, come è messa l'Italia? Bene, l'Italia è messa, noi siamo dei criptodepressi come italiani, normalmente siamo capaci di vedere i nostri mali senza affrontarli. È una specie di giaculatoria in cui ognuno privilegia un problema all'altro, ma sappiamo che abbiamo enormi problemi nella nostra società, nella nostra economia, dal debito pubblico alle diseguaglianze, alla una burocrazia spesso soffocante, a un sud che perde contatto, all'illegalità, all'ecomafia. Io sono un ambientalista, potrei parlarvi a lungo di questi e la legge per combattere i reati ambientali porta la mia prima firma. Però accanto a questi problemi abbiamo dei punti di forza notevoli che non sono figli quasi mai di politiche, sono figli quasi sempre di antropologia, della nostra maniera di stare al mondo che si è codificata, mi verrebbe da dire, nel corso dei secoli, no? Se credo Simbola fa molti lavori per cercare, diciamo, le radici di un possibile futuro. Lo veniva detto prima, Simbola è la Fondazione per le Qualità Italiane. Simbola in greco era la tessera spezzata che in realtà rappresentava un tutt'uno e quindi è sostanzialmente una fondazione che lavora sul mettere assieme imprese grandi e piccole, società, territorio, istituzioni nel nome di una economia più green, più verde, più di qualità, più a misura d'uomo, come ripeto, dice il manifesto di Assisi. Ogni anno facciamo una cosa che è forse il prodotto più sicuramente all'estero più noto della Fondazione Simbola. Quest'anno è stato tradotto già in, oltre che in inglese, francese, tedesco, ma in russo, giapponese, cinese, che si chiama Italia in 10 selfie. In questo prodotto, in cui noi riassumiamo alcune delle ricerche principali fatte l'anno precedente e che è proprio nella forma dei selfie, cioè per capirci, un'infografica, ecco qui, poche righe, in qualche caso queste poche righe riassumono rapporti di 300 pagine con tantissimi grafici, numeri, ma è obbligatorio oggi riuscire a rendere in maniera semplice e al tempo stesso rigorosa i temi. C'è una bellissima lettera di Voltaire a un amico che termina dicendo: "Scusa la lunghezza, avevo poco tempo". Ecco, c'è un gran lavoro dietro questi selfie, ma questi selfie mostrano come il sistema produttivo italiano in realtà sia spesso molto più forte di quanto noi pensiamo. Forse si può far vedere, per esempio, il grafico sull'economia circolare. Si parla molto di economia circolare, ne hanno parlato molto anche nell'incontro avuto qualche giorno fa Kerry, che è l'inviato speciale di Biden sul tema climatico, ed era il segretario di Stato che per Obama gestì gli accordi di Parigi, e il suo omologo cinese. Bene, nell'economia circolare, anche se pochi lo sanno, l'Italia è di gran lunga la superpotenza europea. Oh, economia circolare, credo lo sappiate, non significa raccolte differenziate, significa
significa anche raccolte differenziate, ma insomma i rifiuti urbani sono una parte ridotta dei rifiuti che noi produciamo, anche se è importante per molti aspetti. Quindi quel numero che vedete lì misura quanto noi recuperiamo innanzitutto nei cicli produttivi. Ebbene, l'Italia recupera nei cicli produttivi, in tutti i cicli produttivi, il 79,3% della materia prima in ingresso, no? Questo è il doppio della media europea e molto più di quanto recuperano ad esempio i tedeschi. I tedeschi sono sempre un importante punto di riferimento per noi perché noi siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, ma la Germania è il primo, in maniera molto consolidata, diciamo. Perché noi siamo così bravi nel recuperare materie prime? Perché c'è stato qualche decreto lungimirante, qualche legge avanzata? In qualche caso sì. Penso ai sacchetti e alla sfida di bioplastica, penso all'eliminazione delle microplastiche nei cosmetici. Qualcuna di queste misure l'ho anche voluta io quando ero parlamentare, ma in realtà il grosso di quel risultato è dovuto al fatto che noi siamo un paese povero di materie prime e quindi siamo stati costretti nel corso dei secoli a usare quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. Gli stracci di Prato, le cartiere della Lucchesia, i rottami di Brescia non sono figli di una legge, sono figli di questa spinta. Questa spinta ci colloca attualmente ai vertici mondiali nel recupero di materie prime, anche se dobbiamo fare di più, in particolar modo anche sulle frontiere più delicate, quelle legate alle terre rare, ai minerali più strategici che nel campo dell'elettronica, delle fonti rinnovabili. Però abbiamo questo primato. Questo primato in realtà attraversa molte delle nostre produzioni. Forse avevo fatto selezionare da Maura solo un'altra slide, che è quella ecco, sul design. Poi ce ne sono altre che riguardano, riguardano il legno arredo, riguardano la nautica, riguardano l'agricoltura, in cui noi abbiamo un'agricoltura che sicuramente può fare di più, ma è quella meno impattante in termini ambientali fra le grandi agricolture europee, anche perché ha scommesso di più sulla qualità, no? Il design, per esempio, vede l'Italia, e questo credo che a quanto ho capito nella discussione che abbiamo avuto col professore, con il professor Paolo Fusero, è uno anche dei settori su cui voi giustamente vi applicate. Il design vede l'Italia essere il primo paese d'Europa per numero di imprese impegnate in materia. Il design vuol dire tante cose, il design vuol dire bellezza. E diceva Cipolla che la missione dell'Italia dal Medioevo è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo. Il design vuol dire anche tecnologia. Se vuoi percorrere ad esempio la strada dell'economia circolare nella meccatronica, devi cambiare il design delle macchine a monte. Quindi il design è una delle chiavi attraverso cui noi affrontiamo la competitività e la produzione di oggetti. Vale nel legno arredo, anche nel legno arredo noi siamo il terzo esportatore mondiale nel legno arredo, beh, ovviamente di gran lunga il primo è la Cina, e il nostro settore è il settore più avanti nel recupero del legname, e è il settore che consuma meno energia e meno acqua nelle produzioni. Questo attraversa tutti i nostri settori. Io, per esempio, mi diverto, questo non c'è nei selfie, a raccontare spesso che fra i settori in cui noi primeggiamo c'è quello delle giostre. Noi siamo dei grandi produttori di giostre. I bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Coney Island giocano su giostre italiane. Credo anzi che Coney Island se la siano proprio comprati dei giostrai italiani. Perché le giostre italiane vincono nel mondo? Vincono perché sono più belle, Cipolla, perché si adattano di più alle culture locali, le produzioni italiane spesso sono più sartoriali, si dice, di quelle di altri paesi, per esempio la Germania, ma anche perché consumano molto meno energia le nostre giostre di quelle tedesche. Ora, questo ai produttori di giostre non gliel'ha imposto nessuno e non gliel'ha chiesto nessuno.
Aggiungo, se posso fare una battuta, che i produttori di giostre sono in genere, sono collocati soprattutto in questo caso fra il sud del Veneto, Padova, Rovigo e un pezzo di Romagna, sono eredi di famiglie circensi e quindi diciamo, non credo si siano formati frequentando i seminari di Rarecambiente o di Greenpeace, per capirci, ma sono imprenditori italiani. C'è un istinto produttivo che può essere utilizzato in questa sfida e che già ci vede in una condizione di favore, anche se spesso noi non lo percepiamo. Sull'economia circolare, Ipsos, Spagnoncelli, per capirci, ha fatto per Simbola un'indagine per capire quanta percezione c'era di questi primati e per esempio su quello che riguarda l'economia circolare, l'Italia, solo il 10% degli italiani avevano percezione di questa nostra forza e la cosa più divertente è che quando uno faceva la domanda successiva dicendo no, ma noi siamo così, il 50% non ci credeva, cioè come dire, non è possibile, noi siamo sempre dei galimeri, anche quando diciamo, abbiamo delle cose su cui puntare. E questo rapporto, diciamo, fra tematiche ambientali, innovazione tecnologica e bellezza è per noi un fattore strategico. C'è un brano bellissimo di Galbraith che all'inizio degli anni 80 distrugge praticamente l'Italia per quanto riguarda la burocrazia, la politica, i rapporti fra Confindustria e sindacati, però dice allora come ha fatto l'Italia nel dopoguerra a rinascere? E dice Galbraith ce l'ha fatta perché nelle città c'è una quantità, di bellezza che gli italiani in qualche maniera trasportano nella manifattura, negli oggetti. Credo sia abbastanza vero e questo ci porta, e lo è in maniera molto più estesa. C'è un lavoro dell'Università di Oxford, quindi non sospetta, diciamo, di simpatia nei nostri confronti, che analizzando la più grande banca dati di prodotti industriali che esiste al mondo hanno testato come sono messi i vari paesi nelle produzioni orientate al green di carattere manifatturiero e tecnologico. Ebbene, l'Italia risulta oggi al secondo posto, secondo questo lavoro tendenzialmente la prima. Sembra incredibile, ma è proprio così, a patto che noi facciamo l'Italia, che non inseguiamo palle perse, che non ci facciamo leggere solo in qualche maniera dagli altri. Questo poi, e termino questo punto, si estende anche al di là, diciamo, spesso della percezione delle imprese a larga parte della nostra economia. Cioè, per capirci, io non credo che i giostrai del Veneto sapessero che stavano facendo una scelta di carattere ambientale. L'hanno fatta perché nell'elasticità del fare impresa italiana, se c'è un problema che si può risolvere, lo si risolve, diciamo, senza farla troppo lunga. La Fondazione Simbolo, assieme a Unioncamere, ogni anno fa da oltre 10 anni un rapporto che si chiama Green Italy, che è sintetizzato in una delle slide, ma che è fatto, insomma, è un rapporto di 350 pagine con centinaia di tabelle e di numeri, che analizza cosa è accaduto nelle imprese che hanno fatto investimenti di carattere ambientale. Il dato è abbastanza importante perché in maniera crescente si vede per esempio che negli ultimi 5 anni, il rapporto è relativo al 2019, il 2020 e il 2021 sono anni particolari, li stiamo analizzando per trovare gli indicatori, però diciamo nel 2019 circa il 30% delle imprese italiane aveva fatto negli ultimi 5 anni investimenti che avevano a che fare con l'ambiente, fonti rinnovabili, risparmio energetico, recupero di materiali, riduzione dei consumi di acqua, innovazioni di processo e di prodotto. Bene, questo 30% di imprese sono quelle che innovano di più, esportano di più e producono più lavoro. Producono più lavoro non solo qualificato, ma anche più lavoro in generale. Pensate ad esempio alle
a quanto sta accadendo nell'edilizia per quanto riguarda anche misure, in questo caso sì, favorite dalla politica, ma anche dalle tendenze che riguardano l'ecobonus, il sisma bonus, cioè attualmente oltre il 70% dell'edilizia italiana, che è un settore importantissimo perché è il settore dove abbiamo perso più posti di lavoro e quindi abbiamo bisogno, un po' come Blockbuster per capirci, di una nuova edilizia, no? In oltre il 70% della nostra edilizia oramai è riqualificazione ordinaria e straordinaria. E bisogna sicuramente andare di più nella direzione anche di una riqualificazione urbana, favorirla anche con meccanismi semplificati. Ecco, la burocrazia è un forte handicap anche nelle cose che stiamo dicendo. Vi do un solo dato per capirci: l'Olanda, in realtà i Paesi Bassi, noi li chiamiamo Olanda. Ma sono i Paesi Bassi, l'anno scorso hanno installato oltre 2000 megawatt di solare fotovoltaico. L'Olanda, come sapete, è più piccola, ha meno abitanti e ha meno sole dell'Italia, l'Italia meno di un quarto. È chiaro che c'è un problema e il problema in buona parte è burocrazia. Ritardi, a volte anche ostacoli alle installazioni di carattere locale, ma insomma è chiaro che bisogna cambiare passo perché se no siamo fuori da questa sfida, da questo percorso. Vale per questo come vale per altri temi anche legati all'edilizia. E qui affronto un ultimo punto, poi semmai le altre questioni le affronteremo sulla base delle domande. È il legame che c'è fra questo e quello che è l'Italia. Io penso che l'Italia non deve farsi leggere solo dagli altri. Sarei quasi tentato a togliere il sonno, ma questo sarebbe sbagliato. E cioè, noi dobbiamo affrontare questa sfida, ovviamente con l'Europa, perché fuori dall'Europa contiamo pochissimo, non aggirando nessuna delle frontiere che ci vengono proposte da questa sfida, tecnologiche, politiche, istituzionali, no? Ma dobbiamo farlo senza perdere la nostra anima, perché questa nostra forza che deriva da una cultura secolare, che deriva dalle città, che deriva dai piccoli comuni, è un elemento importante di questa sfida e mettendo in rete anche non solo diciamo, l'economia, ma i saperi, i talenti, la società, muovendosi assieme, no? Solo assieme si possono affrontare tante questioni. Insomma, se mi è consentito una metafora non proprio pacifista, diciamo, come schema, come ragionamento, però a me mi ha colpito molto il fatto che Tamerlano era un erede di Gengis Khan, perlomeno lui si presentava così, fu un condottiero formidabile e terribile. Si valuta che Tamerlano abbia ucciso nelle sue grandissime conquiste il 6-7% della popolazione mondiale della sua epoca, insomma, da far impallidire Hitler per capirci. Ma aveva capito una cosa: quando doveva salire una cittadina, un villaggio, mandava sempre avanti degli esploratori per vedere se in quella cittadina, in quel villaggio, c'erano forni familiari o forni comuni. E assaliva sempre prima i posti dove c'erano forni familiari, perché aveva capito che se c'erano forni comuni, quelli erano più duri da conquistare, cioè c'era un tessuto che resisteva di più, diciamo, alle aggressioni. Ecco, io penso che dobbiamo riscoprire, diciamo, questa capacità di affrontare insieme le sfide, di mettere in rete i talenti. Peraltro voglio dirvi che Simbolo, assieme alla Fondazione Abruzzo, ha fatto qualche anno fa un lavoro proprio sull'Abruzzo e ci sono anche l'Abruzzo ha tanti primati poco noti. Uno di questi è che l'Abruzzo è la prima regione italiana per studenti universitari in rapporto alla popolazione, quindi sembra anche questo non credo sia notissimo, ma può essere un punto di forza se il rapporto fra università, territorio, politiche, imprese viene ulteriormente rafforzato. Ma ecco, il punto
su cui volevo un po' andare a concludere, che questo è molto legato anche alle caratteristiche del nostro stare insieme, della nostra storia, della nostra cultura, che ha molto a che vedere con l'urbano, con il paesaggio disegnato dall'uomo, ma alla fine della fiera con l'urbano. Io tra le cose di cui in cui mi sono impegnato di più e continuo a impegnarmi, per esempio, è la valorizzazione dei piccoli comuni, che non sono, per capirci, una qualcosa da guardare con occhio nostalgico. Insomma, ci ho messo 15 anni per far approvare una legge, che peraltro è ancora largamente inapplicata, per spiegare che era una scommessa sul futuro del paese, no? Non erano, un piccolo mondo antico da guardare con occhio lacrimevole, diciamo, no? I piccoli comuni sono uno straordinario potenziale punto di forza dell'Italia, forse nella crisi, nella pandemia l'abbiamo capito di più, e per esempio l'Abruzzo da questo punto di vista è formidabile. In Abruzzo l'81% dei comuni, 250 circa, hanno meno di 5.000 abitanti, amministrano il 70% del territorio e abbiamo fatto un lavoro sempre come Fondazione Simbolo assieme alla Coldiretti, su tutte le regioni italiane, ma in Abruzzo tutte le produzioni agricole di maggiore qualità, DOP e IGP, hanno a che fare col territorio dei piccoli comuni, ma questo vale anche per tante altre cose. Oggi, per essere competitivi nel mondo, non serve avere una ciminiera che fuma, qualche volta serve anche una ciminiera che fuma, ma serve sempre la banda larga. Anche nella crisi pandemica ho letto che due gruppi di studenti, uno tedesco e uno inglese, avendo la loro università, come voi, deciso di lavorare da remoto per alcuni mesi, si è trasferito. Uno in un paesino calabrese e un altro in un paesino sardo. Il paesino sardo me lo ricordo che era Ollolai, evidentemente, cosa che non è frequente, erano ben collegati dal punto di vista della rete, ma questo fa capire, quale influenza, quale capacità di attrazione che abbia in qualche maniera l'Italia, nel mondo. C'è un indice che ogni anno viene fatto negli Stati Uniti, che si chiama Spectator Index. Dal punto di vista dell'attrazione, culturale, l'Italia esce quasi sempre prima in questo indice, ma è legato a un intreccio in cui, la traduzione, della nostra identità, della nostra storia diventa prodotto. Quando Obama dice che se va a cena con Michelle, beve o ordina un vino italiano, è chiaro che lì c'è, la qualità dei nostri vini. Adesso penso all'Abruzzo, insomma, li conosco anche, peraltro la cantina Masciarelli è uno dei soci di Simbola, ma anche Valentini non fa brutti vini, diciamo. C'è quello dietro. Poi, se abbiamo tempo, nelle risposte vi racconterò una storia sul vino, ma c'è anche il fatto che bevendo un bicchiere di vino italiano uno pensa, anche a Firenze, a Venezia, perché no? Se c'è stato anche a Rocca di Mezzo, a Santo Stefano di Sessanio, perché l'Italia è ricchissima di questo. È un retaggio storico. Nel 300, in Italia, c'erano 96 città, sopra i 5.000 abitanti e vivevano in questi luoghi il 21% della popolazione, nel resto d'Europa era meno del 10%. Ancora nel 1500 in Inghilterra era meno del 5%. Quindi il legame con una civilizzazione secolare, è un elemento essenziale, del nostro stare al mondo e anche di affrontare, usando quella materia prima, straordinaria che è la bellezza, il futuro. Simbolo ha fatto un lavoro, per esempio, peraltro deve sapere che il direttore di Simbolo ha la residenza a Pescara, quindi ha un legame, diciamo, particolare, ma ha fatto un lavoro, per esempio, intorno alla valorizzazione dell'abbazia di Santo Spirito al Morrone, l'abbazia celestiniana, con il comune di Sulmona e altri 27 comuni, per individuare una forma di valorizzazione, in quel caso soprattutto
turistica legata a circa 1.000 km di piste ciclabili che in quella zona si possono attivare, ma l'incrocio fra tutti questi fattori con le tecnologie, con la banda larga, con le nuove frontiere produttive è essenziale e ha queste radici che sono, secondo me, da mettere in primo piano anche nella sfida di costruire un'economia più a misura d'uomo a partire dalla lotta alla crisi climatica. Io, per esempio, adoro un brano della Costituzione senese del 1309, no? Dovete sapere che i senesi erano dei grandissimi rompiscatole anche allora, cioè, allora forse anche di più. Basta chiedere agli aretini, ai grossetani, ai fiorentini, perché difatti la giornata dell'orgoglio senese non è l'anniversario del Costituto di Siena, ma è l'anniversario della battaglia di Montaperti, dove 20-30 anni prima i senesi, in inferiorità numerica, massacrarono 12.000 fiorentini, e quel giorno i senesi si sentono molto senesi. Ma nel 1309 era appunto quell'Italia che a partire dai comuni, a partire dai mestieri, dalla borghesia nascente, lanciava un segnale fortissimo nel mondo in tutti i campi. Nel 1309 i senesi scrivono questo Costituto di Siena, lo scrivono in lingua volgare, anche se i giuristi scrivevano in latino, però loro volevano che tutti lo capissero e per farlo conoscere a tutti lo mettono in tutte le chiese di Siena, perché tutti dovevano poterlo consultare e capirlo. E ci sono 3 righe di quel Costituto di Siena che meglio di altri fanno capire quanto è importante anche il mestiere che voi, alcuni di voi andranno a fare, cioè quanto è importante il disegno delle città, il costruire. Ovviamente senza consumare territorio e con le attenzioni che sono necessarie, ma ci sono queste 3 righe che sembrano quasi la sceneggiatura dell'affresco del buon governo di Lorenzetti che venne dipinto 30-40 anni fa, 40 anni fa, anzi probabilmente lo sono la sceneggiatura dell'affresco del buon governo di Lorenzetti. Dicevano quei senesi, quelli di Montaperti per capirci, dicevano: chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Io lo trovo fantastico. Chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città. 1309, non il paese dei campanelli, per capirci, no? E certo non abbiamo sempre rispettato questa indicazione. Pensate a quanta edilizia senza qualità fatta in Italia, soprattutto poi nei decenni passati, pensiamo all'abusivismo, pensiamo a tanti scempi. Per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, è bellissimo. Cioè, cosa dire? Cioè, c'è l'idea dell'inclusione, dell'accoglienza, ma se volete anche del marketing territoriale, cioè la percezione che chi affascina ha una marcia in più. Chi affascina spinge Obama a prendere un vino italiano per Michelle, no? E tutto questo per cosa? Per onore, prosperità. E come onore, prosperità, per onore, prosperità e benessere, una formulazione di questo tipo, della città e dei cittadini. Cioè, qual è il messaggio che si dà? L'onore è un bene molto particolare, non si misura e non si compra l'onore. Ma l'onore è la base della buona economia. Senza onore non c'è benessere della città e dei cittadini, cioè non c'è buona economia se non c'è onore e non c'è bellezza. Mi sembra una chiave che funziona benissimo anche per il futuro, e aggiungo una considerazione, se volete, sulle relazioni umane che devono stare dietro di questo, sul ragionamento sull'inclusione, sulla coesione. Guardate, l'Europa nel recovery a volte non viene capito dalla politica italiana, perché la politica italiana ha interpretato il recovery, e vedo dalle prime reazioni anche alla bozza che circola, come se fosse una grande legge di bilancio gratuita perché pagata dall'Europa. Quindi tutti a dire ci mettiamo tutto, mentre invece l'Europa ha dato 3 indirizzi chiarissimi.
poi si possono declinare. I fondi del recovery vanno in coesione, inclusione, sanità, primo blocco, transizione verde, il grosso dei fondi sono sulla transizione verde, almeno il 37%, e digitale innovazione, no? La coesione. L'affrontare le cose assieme, l'avere forni comuni per tornare a Tamerlano è essenziale in questa sfida. E c'è un, io non so se questo è vero, però se uno vede appunto l'affresco del buon governo di Lorenzetti, lui aveva fatto due affreschi Lorenzetti, uno sul buon governo e uno sul mal governo. Quello del buon governo ci è arrivato intatto praticamente. Di quello del mal governo abbiamo solo alcuni frammenti, però ci sono dei ricercatori che hanno lavorato su sui due affreschi, e la loro tesi è che le persone sono le stesse, sia nel buon governo che nel mal governo, però c'è una caratteristica. Nel buon governo, e questo si vede, sono persone che vengono inquadrate mentre fanno attività, si incontrano in piazza, eccetera, e sorridono, si sorridono queste persone. Mentre nel mal governo queste persone hanno la faccia triste e incupita e aggressiva. Ecco, io penso che noi dobbiamo affrontare le sfide che abbiamo davanti anche assieme agli altri e possibilmente sorridendoci più che digrignando i denti. Molto, molto bene. Grazie veramente. Ti chiedo la cortesia di chiudere il microfono e lo faccio anche a tutti, se no abbiamo dei ritorni in rete, dei ritorni audio. Ti ringrazio, le sollecitazioni ne eravamo certi, sono tantissime, per cui sono certo che saranno riprese dai nostri studenti. Vedo che sono collegati molti colleghi docenti, molti tecnici amministrativi. Saluto Lorenzo Pignatti, il direttore di architettura, Michela Venditti, la direttrice di economia aziendale, però mi perdoneranno i miei colleghi se ci siamo così accordati con Ermete, diamo la precedenza alle domande degli studenti, poi se vogliono anche loro potranno intervenire. Per cui prego Maura di assumere il ruolo di coordinatrice del dibattito e chiedo agli studenti che lo vogliono fare, che lo desiderano fare, di prenotarsi per le domande. Io, come tutti i miei colleghi, ascolteremo interessati. Sì, grazie professore e grazie Ermete. Nel frattempo che gli studenti, diciamo, cominciano a prenotarsi in chat, ti ringrazio perché ci hai fatto, diciamo, entrare ancora di più nel vivo, diciamo, di questo momento che stiamo vivendo. Ci hai dato, diciamo, un quadro chiaro di tutto, diciamo, l'excursus che i fenomeni evolutivi, soprattutto dei contesti urbani, perché poi queste cose si riflettono ovviamente negli spazi in cui viviamo, nella città e di tutte le sfide globali di diversa natura che stiamo affrontando, dalla crisi economica, sociale, culturale, demografica e ambientale. Credo che poi la pandemia esalti ancora di più gli effetti della crisi. Possiamo ovviamente cogliere l'occasione per affermare, dopo le tue parole, che non abbiamo più bisogno di una visione di sviluppo degenerativa, quindi che favorisca l'attività di produrre beni che poi diventeranno rifiuti, ma bensì di una visione rigenerativa, ovvero che è capace di coltivare la natura umana e le sue ricchezze sociali e culturali, in altri termini, di provare a dare delle risposte attraverso un nuovo, magari, statuto per il progetto dello spazio fisico che viviamo. Io entrerei nel vivo del dibattito perché vedo già degli studenti prenotati e chiamo, in questo caso vedo come prima Giada Rita Grimaldi. Se può entrare in video e può procedere con la sua domanda. Salve, buongiorno. Io vorrei, diciamo, fare un discorso su. Ho notato molte volte che c'è una sorta di distanza fra la parte istituzionale e quello che è il ruolo del singolo cittadino. Quindi molti fanno riferimento al fatto che i cambiamenti debbano avvenire in primis da parte dell'istituzione e degli organi più importanti, quando in realtà per riuscire, secondo me, ad innovarsi bisogna cambiare. Bisogna riuscire a diciamo creare una sorta di coesione fra quello che è il ruolo del cittadino e quello che è il ruolo delle istituzioni. Quindi, in questo senso, secondo lei, qual è il ruolo dell'educazione e quali sono le azioni che possono incentivare il rapporto collaborativo fra le istituzioni e
il singolo cittadino. Sono ovviamente d'accordo, del resto una buona parte del mio impegno è andato in quella direzione, nel far pesare in qualche maniera le opinioni dei cittadini. Io credo che lì si possa fare di più, ma insomma siamo anche abbastanza avanti. Io penso che oggi, adesso non voglio fare della retorica, in Italia, no? Una parte dell'economia e una parte della società sono più avanti della politica. No? Adesso scusate, è inutile che la facciamo retorica. Se state a guardare i dibattiti politici, sono dibattiti vecchi, nel senso che le cose di cui stiamo parlando adesso, che sono le cose di cui non è che parla Greta Thunberg, per capirci, che a me sta simpatica e che spero che possa continuare la sua spinta, ma penso anche che bisogna dargli delle risposte, non delle carezze, diciamo, perché se no la prendiamo in giro, diciamo, sono le cose di cui parlano in questo momento Biden e Xi Jinping. No? Non è che è una cosa, beh, non mi pare che sono le cose di cui parlano Salvini, la Meloni, ma anche Letta o gli altri. Non mi sembra questo il tema del dibattito politico. Eppure il nostro futuro e anche il nostro presente dipende largamente da questo, ma non solo, ripeto, per i pericoli. Questo credo che sia il messaggio che un po' ho voluto dare, non solo per i pericoli, ma per proprio l'opportunità e la forza della nostra economia. Cioè, la nostra economia è forte se va in quella direzione, altrimenti noi perdiamo. Continuare a dire che si deve ricominciare come prima significa farci fare la fine di blockbuster, cioè di metterci su un terreno. In questo la spinta dei cittadini è molto importante. Beh, è uscita proprio l'altro giorno un'indagine, sempre di Ipsos, da cui risulta per esempio che una maggioranza dei giovani italiani, hanno una fortissima sensibilità in termini ambientali, più o meno come quella degli altri giovani europei, anche un po' di più, diciamo, no? Poi la cosa importantissima è che questo venga percepita, come una sfida e non come un obbligo. Scusate se la dico in termini un po' così, perché, l'idea che ci sia un futuro penitenziale, no? Che è la soluzione ai problemi, non mi ha mai convinto. Un grande, originale ambientalista italiano, Alexander Langer, una volta ha detto che la transizione ecologica sarà vincente quando sarà socialmente desiderabile. No? Socialmente desiderabile significa che questa transizione, oltre a venire, venire anche da scelte di vita personali, è una cosa che produce lavoro, produce orgoglio, produce benessere, cioè uno la fa perché perché pensa che vivrà meglio. Non perché qualcuno gliel'ha ordinato. Ecco, io in questo senso io penso che oggi le prospettive non sono negative, anche perché poi cambiano i consumi. Adesso facevo l'esempio del lavoro fatto su Sulmona e su quei 27 comuni, no? Pensate al turismo, no? L'Italia ha un'enorme potenzialità di mantenere quel ruolo nel turismo se investe sulle cose che la rendono unica, no? E oggi, adesso pandemia permettendo, la quantità di gente che si orienta verso forme di turismo diverso, io l'ultima trasferta turistica che ho fatto, la penultima, forse è stata proprio intorno all'Aquila. Allora, c'avevo degli amici che non avevano mai visto un po' non solo l'Aquila, ma anche Castelmezzano, no, Santo Stefano di Sessanio, Rocca Calascio, no? Poi sono tutti posti mitici, nel senso Rocca Calascio ci hanno girato Lady Hawk, non è, cioè, insomma, e sono rimasti ammirati, ma c'era una quantità di gente perfino eccessiva, cioè c'era una marea di gente. Se noi allarghiamo, diciamo, lo sguardo, l'Italia ha molto da offrire, dando piacere, non so come dire, non, producendo benessere, e questo vale anche per i consumi, ecco, non consumare meno e consumare meglio. Lì di nuovo, siccome è un grande comunicatore, c'è un passo della Laudato Si' del Papa molto bello, in cui lui dice: sobrietà non vuol dire meno vita, ma una vita più piena.
Cioè, se queste cose non vengono percepite come una cosa che migliorano anche la propria vita e la vita di relazione, sono più deboli. Oggi questo secondo me è possibile, però certo lo devi capire, nel senso che l'economia lo deve capire. Molti l'hanno capito, qualcuno fa anche greenwashing, però si è anche capito. E aggiungo che spesso il tema della sostenibilità, guardate, io non amo come parametro partire dai 17 obiettivi dell'ONU con i 169 target, perché rischia di essere un approccio tassonomico, no? Che va bene per confrontare le politiche, ma non va bene per parlare con i bibbe di umani, nel senso che se io vado da un agricoltore e gli parlo dei 169 target, insomma, ho come l'impressione che non mi prende molto, non lo appassiono, diciamo, ecco. Nella percezione dei cittadini il tema della sostenibilità è spesso accoppiato al tema della qualità, cioè nel senso che la gente acquista un prodotto sostenibile perché c'è una scelta etica, perché c'è la preoccupazione dei danni che uno può fare, ma molto sta crescendo l'idea che un prodotto sostenibile sia anche di qualità migliore. Non è una considerazione sbagliata, ma aiuta anche questo l'economia a andare nella giusta direzione. Un mio amico Becchetti ha parlato di voto con il portafoglio, per dire quanto i cittadini possono influenzare l'economia anche con le proprie scelte. Grazie mille per la risposta. Molto bene, grazie. Vedo tante mani alzate, quindi procediamo. Vedo Donato Libergolis. Donato, se puoi venire in video. Sì. Bene. Mi vedete? Ok. Allora, la mia domanda era se secondo lei qual era, diciamo, tra qui a 10 anni il più grande problema, se è di carattere politico ed economico, e secondo me la sfida più grande che dobbiamo affrontare è a livello di comportamento umano, nel senso che diciamo, noi possiamo andare con le imprese, con le leggi, però alla fine ciò che conta è il comportamento dell'uomo nel rispetto della natura. Se secondo lei è questa la più grande sfida, quale sarà il problema, diciamo, da qui a 10 anni che dovrà affrontare in generale la sostenibilità e l'ambiente, per l'ambiente? Guarda, credo che un po' è collegata anche alla domanda precedente. Il problema è collegare le questioni, no? Sicuramente la spinta dei cittadini, la spinta delle comunità, no? È molto importante, cioè il capire che c'è un'altra strada possibile per sé, ma anche per la comunità in cui si vive. Questo coincide abbastanza largamente anche con quel tema della qualità e della bellezza che dicevo prima. Consentitemi di fare un passaggio sul vino, perché io trovo che il vino è stata una grandissima metafora dei cambiamenti che dobbiamo fare, perché vabbè, voi siete tutti nati dopo, quindi diciamo, però dovete sapere, credo che alcuni dei vostri docenti lo sappiano, che il vino italiano attraversò una crisi tremenda nel 1986, ma questa crisi venne in un periodo in cui si era scelta una strada sbagliata. L'Italia puntava molto sulla grande quantità e sul basso prezzo, i nostri vini spesso venivano esportati per tagliare vini più pregiati, quelli francesi segnatamente, o distillati addirittura per ricavarne alcol. No? Inseguendo il basso prezzo, nel 1986, nel marzo del 1986, il mese dopo ci fu Chernobyl, quindi per gli io me lo ricordo marzo perché mi ricordo Chernobyl, diciamo, come data, sofisticatori criminali e stupidi, forse più stupidi che criminali, in particolare i fratelli Ciravegna, piemontese, usarono per fare il vino adulterato il metanolo anziché l'etanolo. Il metanolo ha un piccolo problema, ti uccide in certe quantità, quindi morirono oltre 20 persone, molti rimasero ciechi, e quindi ci fu un trauma tremendo, un crollo delle vendite, no?
la politica fece una cosa giusta, cioè innalzò il livello dei controlli, quindi rese più difficile fare il vino adulterato, no? Il resto lo fece la società, i produttori, cioè si passò nel giro sostanzialmente di pochi anni da quantità a basso prezzo a qualità legata al territorio. E l'Italia già da vari anni ha battuto i grandi paesi emergenti, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Cile, California. Con i francesi nell'export siamo un po' più alti come quantità, ma ancora più bassi come valore delle esportazioni. Però per capirci, allora si produceva il 50% in più del vino che produciamo oggi, ma il nostro export valeva 600 milioni di euro in moneta attuale, oggi noi esportiamo 6 miliardi e 400 milioni di euro. Quindi produciamo di meno, vale molto di più, e spesso i vini sono ambasciatori di territorio perché hanno riqualificato interi paesaggi. Adesso prima citavo non a caso due grandi produttori di vini abruzzesi e da questo punto di vista. E questo l'abbiamo fatto anche recuperando la biodiversità che deriva dalla nostra storia, cioè i vitigni autoctoni. Perché noi abbiamo una quantità di vitigni autoctoni che sono figli del fatto che da noi il vino lo facevano gli Etruschi, i Greci, i Romani, i Cartaginesi. Abbiamo imparato a fare il vino, usiamo i vitigni autoctoni e questo ci proietta verso il futuro dal punto di vista della produzione del vino. Quello che è accaduto nel vino è accaduto in tantissimi altri settori e è accaduto sempre su un incrocio fra cambiamento, diciamo, di economia, ma anche cambiamento della società. Berne di meno e berne di migliore qualità è diventata, credo, un segno che può valere anche in tanti altri settori, per cui c'è un nesso. La debolezza italiana io la vedo ancora nella politica, francamente, nel senso che mi pare che mentre larga parte dell'economia, un terzo delle imprese sono tante, nel senso che l'hanno capito, mentre un pezzo della società l'ha capito, non tutti, perché poi le cose sono complicate, la politica no, la politica continua ancora a ballare una musica da altri tempi, diciamo, ecco, e questo è un pericolo. Ok, va bene, grazie per la risposta. Grazie Donato, grazie Ermete, continuiamo con Martina Vallescura. Martina, se puoi venire in video, eccoti. Abbasso la mano. Salve, buongiorno. Io volevo chiederle, volevo fare una domanda un po' più personale, ovvero volevo sapere qual era il suo movente, cioè qual era, siccome sono stata molto colpita, insomma, tutto il suo curriculum, da tutte le esperienze, da tutte le battaglie che ha fatto, volevo sapere qual era il suo movente che l'ha, diciamo, spinto a intraprendere questo tipo di carriera proprio nella lotta dell'ambiente. E poi un'altra, diciamo, sua affermazione che mi aveva colpito era proprio il fatto che considerava gli italiani come, cioè, un popolo intelligente ma depresso, ovvero che sapeva che c'erano delle problematiche ma che in realtà poi non era in grado di affrontarle, anche se, insomma, diciamo, è una popolazione che, come abbiamo visto anche con carte alla mano, in realtà riesce poi a essere innovativa, riesce a fare, quindi, insomma, Questa è la mia domanda. Non sento. Ermete, hai il microfono staccato. Sì, ogni volta lo spengo per non disturbare chi sta parlando, perché a volte ci sono delle cose. No, dunque, io, a parte le cose personali, io, per esempio, è possibile, anche io ho vissuto fino a 11 anni in una metropoli tentacolare della sciocceria, chiamata San Giovanni in Carico, un paesino di 3.000 abitanti, quindi alcune sensibilità, per esempio sui piccoli comuni, probabilmente mi derivano da quello. Però io mi sono avvicinato alla questione ambientale, io studiavo fisica, mi sono avvicinato alla questione ambientale molto sulla questione del nucleare. Cioè, allora, peraltro fu, come in tante cose, fu un passaggio, perché per chi era di sinistra, per chi aveva idee progressiste, diciamo, negli anni passati normale pensare che il nucleare di guerra fosse cattivo e il nucleare di pace fosse buono.
no? Invece studiando, verificando le cose, a un po' di professori delle università scientifiche un po' in tutta Italia, ma in particolare a Roma, e a studenti venne in mente, insomma, venne il dubbio. Andando a vedere, capimmo che non stavano proprio così le cose, e a partire da una sensibilità sui temi energetici in generale, mi sono poi avvicinato, ho capito che quelli erano una specie di punta dell'iceberg di un ragionamento, diciamo, un po' più, molto più esteso, che riguardava appunto le tematiche ambientali, diciamo. Quindi, se vuoi, è partito da questo. E poi, se mi è consentito un passaggio personale, ovviamente io avrei potuto fare cose che mi facevano guadagnare molto, molto, molto di più, cioè, e ricevo continuamente offerte. Però, un po' torniamo alla domanda precedente, io penso che poi nella vita uno deve fare delle cose anche che lo fanno essere contento di quello che fa, insomma, non so come dire, no? Cioè, fare delle scelte che, per carità, per quanto è possibile, stanno un po' in sintonia, diciamo, con l'idea che uno ha di sé, credo che sia una cosa importante. La cosa degli italiani è, purtroppo, è così, nel senso, noi siamo, io ho detto, criptodepressi, cioè gli italiani sono incapaci di vedere i propri punti di forza, è una cosa patologica. Anche lì è stata fatta una analisi sui paesi europei per controllare, confrontare lo spread, diciamo, che c'era tra la percezione che di quel paese si aveva all'estero e la percezione che di quel paese avevano i cittadini di quel paese. In Europa c'è un solo paese che si vede peggio di come lo vedono gli altri, e vi faccio immaginare qual è questo paese, cioè l'Italia. Tutti gli altri paesi europei, che hanno ovviamente standing diversi, no? Cioè, non è che la Francia ha lo stesso standing della Bulgaria, no? Però i francesi si vedono meglio di come sono visti all'estero, e su questo non era lecito avere dubbi, diciamo, in materia, ma anche i bulgari si vedono meglio come si vedono all'estero. Noi invece non abbiamo questo, e in questo conta anche il non appropriarsi fino in fondo della forza, anche della nostra storia. C'è una bellissima frase di Mahler che dice: tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco. No? L'idea che noi possiamo, diciamo, dire la nostra in Europa e nel mondo, proprio partendo dai nostri punti di forza, è importante. Nel frattempo mi è scattata una sinapsi e mi sono ricordato la chiusa del Costituto di Siena, no? Che è diletta, allegrezza ai forestieri, onore, prosperità e accrescimento della città dei cittadini. Era accrescimento della città dei cittadini, non mi veniva l'accrescimento, quindi la bellezza come base anche della buona economia, per l'appunto. Va bene, grazie. Molto bene, proseguiamo con Carmela Iorilli. Eccola, ti vediamo, Carmela. Sì, sì. Buongiorno. Io volevo farle una domanda che riguardava il suo intervento sui piccoli comuni, di cui lei parla molto e valorizza giustamente, perché sono alla fine dei piccoli gioiellini italiani, no? Che noi abbiamo, i piccoli borghi bellissimi. E forse mi ha colpito perché io in primis provengo da una realtà di questo tipo, quindi un piccolo paesino, che spesso non viene valorizzato, anzi tutto l'opposto. Da dove vieni? Io sono del Foggiano. E quindi volevo sapere quale secondo lei qualche consiglio, considerazione su cosa posso fare io concretamente, o magari poi raccogliendo attorno a me altre persone che hanno la mia stessa ideologia e ci sono, per valorizzare il mio piccolo paese, così come altri possono poi fare allo stesso tempo. Ma non c'è una ricetta, anche se adesso molte cose sono cambiate, perché appunto
se pensiamo al turismo, se pensiamo alle produzioni di qualità, anche tecnologiche, perché ci sono posti in cui da piccoli comuni si parla al mondo, diciamo. Quello che deve fare in generale la politica, le istituzioni, è permettere che questo accada, no? Io ricordo che, siccome me ne sono occupato da tanto tempo, che quando c'era ancora il presidente Ciampi, lui mandò una volta un messaggio a un'iniziativa che avevo organizzato come presidente di Legambiente, e lui con grande lungimiranza disse che le nuove tecnologie, per esempio, erano fondamentali perché permettevano l'avvio di nuove imprese giovani, di avventure, nuove avventure, e davano nuova identità alla patria. Ciampi era molto attento, diciamo, giustamente a questo tema. La legge che io appunto promosso, di cui ero il primo firmatario, prevedeva tutta una serie di misure che in qualche maniera permettevano le sfide, non so come dire, no? Nel senso che l'unica che è stata veramente applicata era fermare la chiusura dei piccoli uffici postali. Quella cosa è stata fermata. Ovviamente la gente spedisce meno lettere, ma riceve più pacchi, quindi le poste hanno capito che, diciamo, potevano cambiare sia verso quel tipo di business, sia verso, per esempio, il fare centri bancari, sportelli, centri anche di internet, e quindi hanno convertito in qualche maniera gli uffici postali. Ma quello è importante, come sono importanti i presidi sanitari, come sono importanti le scuole. Se si chiude una scuola in città non è un gran problema, ma chiudere una scuola senza organizzare i servizi, una scuola magari una scuola media inferiore, no? O una scuola elementare in un piccolo centro, è un problema, no? E la banda larga è un enorme problema da questo punto di vista. Se uno ha queste infrastrutture, poi si può inventare lui le cose, che sia per l'Italia è il paese europeo dove, per esempio, ci sono più nuove imprese fatte da giovani e da donne in agricoltura. Perché molto spesso in agricoltura le imprese non si aprono, non perché manca il reddito, ma perché uno si vergogna, scusate la volgarità, perché non fa fino. Se tu invece cambi la mentalità e capisci che invece è l'opposto, no? Lo stesso può valere per alcune forme di artigianato, ma può valere anche per tante forme di produzione manifatturiera. Voglio farvi un esempio che io trovo sempre molto interessante. Probabilmente la migliore azienda al mondo, una delle migliori aziende al mondo, che fa le macchine da caffè industriali, si chiama Nuova Simonelli, possiede anche il marchio Arduini, è collocata in un piccolo comune marchigiano che sta nell'area del cratere. Questo comune, che ha 2.000 abitanti, si chiama Belforte del Chienti. Questa Nuova Simonelli esporta il 90% delle sue produzioni, non ha vicino, per capirci, né un aeroporto né un'autostrada, cioè tutte queste cose che si dicono, però ha un legame fortissimo col territorio quell'azienda. Io sono stato a inaugurare il nuovo stabilimento della Nuova Simonelli, credo che abbia 600-700 dipendenti, ha uno stabilimento avanzatissimo, industria 4.0, autosufficiente dal punto di vista energetico, classe A, adopera un'industria 4.0 per differenziare, ecco, la sartorialità dei prodotti italiani, dicevo prima, a proposito anche delle giostre, per differenziare queste macchine da caffè industriali, perché con i microchip tu nei banchi di montaggio loro fanno 900 tipi di macchine da caffè diverse, no? Ne esportano il 45% della produzione va verso Asia, Oceania, un 30% mi pare Nord America, il resto sparso tra Europa ed altre parti del mondo. È un'azienda che ha un legame fortissimo con quel territorio, ha un legame, asili nido, iniziative culturali, campetti sportivi, insomma è con i lavoratori ovviamente, ma la cosa che mi ha divertito di più è che l'amministratore delegato di questa azienda, che è un signore anziano che si chiama Nando Ottavi, che era entrato come apprendista in quell'azienda, no? Mi ha raccontato che quando arrivano i committenti, alcuni dei compratori stranieri,
americani, giapponesi, lui a volte li porta in paese. Come capite dal toponimo, Belforte del Chienti era un forte che sta su una collinetta marchigiana, sotto quel paesaggio marchigiano, che è bello come tanti paesaggi italiani, con le sue caratteristiche particolari. E mi ha detto che più di uno, affacciandosi da Belforte del Chienti e guardando questo paesaggio, gli ha chiesto chi li paga i giardinieri. Cioè, perché nella percezione di questi acquirenti, quella che loro percepivano come una perfezione doveva essere un qualcosa di programmato pubblicamente e anche sostenuto. Invece no, era semplicemente la maniera dei marchigiani di stare al mondo, diciamo, in qualche maniera, averci gli appezzamenti, le cose, quel tipo di produzione. Ecco, io penso che i piccoli comuni garantiscono un po' anche questo, garantiscono un retroterra, diciamo, poi di forni comuni, per tornare a Tamerlano, cioè di condivisione di valori, di estetica, che sono la base anche di possono essere la base anche di manifatture avanzate, diciamo, da questo punto di vista. A ognuno in qualche maniera trovare la sua strada, ma io sono sicuro che la nuova Simonelli fa le macchine, viene considerata la Ferrari delle macchine da caffè, fa le macchine da caffè più belle del mondo perché sta a Belforte del Chienti, nel senso che se stesse nella Ruhr non credo che farebbe le macchine da caffè più belle del mondo. Ecco, se non riscopriamo questo come base di un rientro nei piccoli comuni e anche come base dell'orgoglio di stare in questi posti, ma lo viviamo come se fosse una punizione, non ce la faremo. Sì, sono d'accordo. Purtroppo, portando un esempio concreto e collegandomi ai primi interventi degli altri miei colleghi, alla fine la cosa importante, quello che può cambiare le cose è smuovere la nostra coscienza, prendere coscienza della situazione e cambiare concretamente. E questo poi è la cosa difficile, perché io vengo da un paese che ha la fortuna e la straordinaria bellezza di avere accanto le saline più grandi d'Europa. Purtroppo queste saline non sono più in mano nostra o del mio paesino vicino che mi confina, ma da, credo, se non sbaglio, 3 anni a questa parte sono diventate francesi. Perché? Perché l'azienda è fallita, nessuno voleva fare il duro e vecchio lavoro che era quello di prelevare il sale e tutta la lavorazione che c'è dietro, l'azienda è fallita e se l'è comprata la Francia. E questo poi alla fine, appunto, quello, ricollegandomi a quello che ho detto all'inizio, quello che dovremmo fare, cioè sensibilizzare gli altri. Anche solo una persona, come abbiamo visto ieri in un film documentario sull'agricoltura rigenerativa, anche solo una persona che cambia la mente di un'altra persona può cambiare le cose, quindi niente, speriamo in bene. Grazie mille. Grazie Carmela e grazie Ermete, ci avete davvero riportato in un argomento che ci interessa veramente da vicino, quasi tutti, diciamo, siamo originari oppure proveniamo dai piccoli borghi dell'entroterra, l'Italia è piena e quando si parla di borghi forse possiamo permetterci di parlare di resilienza davvero senza retorica, se osserviamo appunto la condizione ormai diffusa di un qualsiasi borgo abbandonato d'Italia. Credo che veramente attraverso sia l'intervento di Carmela sia di Ermete forse nei borghi possiamo davvero ritrovare i cantieri dell'immaginario. Veniamo da tantissime piccole esperienze di riattivazione di borghi, per esempio io ho partecipato in questo anno a questo processo di rigenerazione, di exaptazione di un piccolo borgo dell'entroterra abruzzese che si chiama Buonanotte, e davvero lì c'è stato un processo di riconoscimento e poi, cioè prima di conoscenza e poi di riconoscimento del vecchio borgo abbandonato. Quindi questo ci interessa molto da vicino e vi ringrazio per l'intervento. Proseguirei in questo senso con il prossimo intervento, che è di Maria Chiara Granitto. Maria Chiara, eccoti. Buongiorno. Allora, io volevo fare una domanda incentrata, diciamo, sulle grandi metropoli italiane.
come ad esempio Milano, che tra virgolette è una delle città più potenti nell'economia italiana. E secondo lei come si potrebbe riorganizzare anche a livello urbano per renderla meno inquinata possibile? Vast program, come direbbe De Gaulle. No, beh, ci sono tante scelte che si possono fare, a parte il fatto che anche lì uno degli architetti più anche intelligenti che c'è nel pensarsi e nel pensare, come Boeri, parla di un progetto su Milano come un insieme di borghi, no? Perché poi gli suonava, diciamo, fare questa allusione. No, lì secondo me devi puntare sulla... innanzitutto sulla qualità e sulla bellezza, che poi l'attrazione della città italiana è questo, il che non significa non fare cose nuove, ma insomma senza consumare nuovo territorio. È chiaro che lì hai alcune questioni che sono hardware, per capirci, i trasporti devono essere innanzitutto pubblici, molte aree pedonali, se possibile spazi alla bicicletta, e devono essere tendenzialmente sempre più elettrici, tanto si va lì, nel senso. Lì, se mi è consentito, io ricordo che Marchionne, lo dico perché era di origini abruzzese o molisane, adesso non mi ricordo bene, però era quella famiglia, era o abruzzese o molisana come origine di Marchionne, no? Grandissimo manager, però per anni aveva detto che l'auto elettrica non era il futuro, no? E io mi ricordo che mi colpì che nel 2018, quando già si sapeva che avrebbe abbandonato, per cui qualche anno prima aveva detto che avrebbe lasciato nel 2018, perché insomma si era dato un ciclo, diciamo, lui fece una intervista a due pagine, un'intervista molto grande, non mi ricordo se sul Corriere della Sera o sulla Stampa, in cui spiegava che l'auto elettrica era il futuro, che nel 2025 il 50% delle autovetture vendute sarebbero state ibride o elettriche. Diceva anche che avevano cercato una donna, lo dico perché ho visto, e mi fa piacere, molte ragazze fra quelle che porgono le questioni, quindi o sono tante o sono più volitive, che entrambe cose positive, diciamo. E avevano cercato un manager donna, non l'avevano trovato, ma avevano già trovato un manager interno che l'avrebbe sostituito. E io ho pensato, ma questo adesso lo aspetta sotto casa e lo picchia, perché tu non puoi dire per anni che il futuro nell'auto elettrica, poi dici, sai, mi sono sbagliato, domani la metà delle autovetture. E di fatto, come avete visto, FCA ha dovuto fare l'accordo, ha cercato un partner, ma l'ha cercato fra quelli che avevano lavorato da tempo sull'elettrico, perché se no eri fuori, diciamo, da questo punto di vista. E quindi un po' quello, e però io lì non abbandonerei, cioè, anzi terrei come punto fermo di nuovo la difesa, la valorizzazione, anche l'innovazione della bellezza e della coesione italiana, perché poi è quello che fa la differenza in Italia. Tenete conto poi che lì a volte noi anche importiamo queste statistiche internazionali del tipo il 50% della popolazione mondiale, ma non è così in Italia, cioè, non è così, nel senso che in Italia il policentrismo urbano, dovuto anche a identità culturali, perché non lo so, il rapporto che Parigi ha con la Francia è completamente diverso da quello che Roma ha con l'Italia o anche Milano, non c'è nessun palermitano ha con Parigi lo stesso rapporto che ha Lione con Roma, lo stesso rapporto che ha Lione con Parigi, no? In realtà noi abbiamo mantenuto un sistema abbastanza equilibrato, la pandemia ha fatto riscoprire alcune cose e deve far ripensare anche un po' il ruolo delle città, cioè per esempio Milano, che è fortissima e che è molto importante, peraltro per parlare di cose anche che interessano indirettamente anche voi, purtroppo temo che non si potrà fare il Salone del Mobile a Milano adesso all'inizio di settembre, che è anche il più grande appuntamento mondiale di design applicato, perché il Salone del Mobile è quello anche, oltre che il più grande appuntamento mondiale nel legno arredo, ma il ruolo di Milano anche dovrà essere ripensato, perché io per la verità a Sindaco Sala gliel'avevo detto anche prima, diciamo che Milano non doveva fare solo la città-stato, doveva relazionarsi di più ai territori,
cioè deve essere un nodo di un qualcosa di più esteso. Quindi si incrociano, diciamo, reti che sono reti culturali produttive con, diciamo, organizzazioni diverse delle città. In qualche caso, di nuovo, non siamo messi male, sempre per rimanere a Milano. Milano è assieme a Vienna la città europea sopra il milione di abitanti che ha la raccolta differenziata più alta. E che non è male, diciamo, anche perché la raccolta differenziata è sempre un grande indicatore del rapporto fra cittadini e istituzioni. Nel senso, tu la raccolta differenziata la fai bene se ti fidi, se il comune la organizza bene, tu ti fidi del comune. Quindi sono indicatori importanti. Quindi anche le città dovranno in qualche maniera ripensarsi da questo punto di vista, e il resto sono politiche anche strutturali. I trasporti devono cambiare, le aree pedonali devono aumentare, più alberi ci sono meglio è, ce ne dimentichiamo, ma insomma c'è una sensibilità crescente, e questo è compito vostro anche, nel senso che penso che dovete occupare, alcuni di voi si occuperanno anche di questo, insomma. Va bene, grazie mille della risposta. Bene, è il momento di Francesca Iacovitti. Prego, Francesca. Buongiorno. E io volevo, diciamo, riallacciarmi alla domanda che aveva fatto la ragazza poco fa, però magari in modo un po' più generale. E durante la conferenza abbiamo parlato della necessità di voler aumentare comunque le vie di comunicazione, ma allo stesso tempo di ridurre quello che è l'abuso urbano. E comunque rientrando nei parametri urbanistici, quindi comunque nel ruolo di un architetto, volevo sapere magari secondo diciamo la sua opinione, quelli che potrebbero essere le varie opzioni per poter comunque conciliare queste due cose, creando comunque sempre un minore impatto ambientale. Cioè, fammi capire bene, cioè tu dici come si conciliano maggiore comunicazione e impatto ambientale? Esattamente. Guarda, io penso che lì è molto importante avere una percezione contemporanea della comunicazione. Ripeto, gli studenti tedeschi che si trasferiscono a Ololai non si sentono isolati dal mondo perché in quel momento stanno lavorando da remoto. E anche nella percezione degli spazi, noi a volte abbiamo un'idea un po' strana, cioè voglio dirti, gli spazi di Los Angeles, no? Sono nell'attraversamento minori degli spazi della provincia dell'Aquila. Non so, per andare da un lato all'altro, cioè in realtà noi viviamo in contesti che per molti aspetti, secondo molti parametri, sono contesti urbani diffusi per quanto riguarda oggi la comunicazione, la possibilità di relazioni, eccetera. Quindi, secondo me, bisogna adeguare un po' a questo e non pensare che la fisicità delle infrastrutture, ecco, ho fatto l'esempio prima della nuova Simonelli a Belforte del Chienti. Uno dice, vabbè, se uno in astratto dovesse dire, ma dove la piazza un'azienda che esporta il 90% della sua produzione in tutto il mondo? A Belforte del Chienti? Mai. Però secondo me, se la porti via da Belforte del Chienti, non sono sicuro se quell'azienda manterrà quel livello, diciamo, di qualità. Secondo me, no, qualche volta le strade servono, e soprattutto serve tenerle in ordine e manutenerle, perché c'è un problema serio da questo punto di vista. A me quello che ha colpito, per esempio andando in Francia, è che lì l'impressione che ho è che le reti viarie, anche minori, siano più curate che in Italia, no? E questo è un problema importante. Però avere cioè, diciamo, la corteccia rettile dei politici, per cui se faccio l'appalto di una strada ho svoltato le elezioni, adesso scusate la brutalità, va un po' cambiata. Forse ci sono altre cose che oggi aiutano il futuro di più, a cominciare, per esempio, ripeto, dalle connessioni anche legate alla rete, insomma, che oggi sono più importanti che metterci 5 minuti in più per spostarsi. Ecco, non credo che quello sia più veramente
un fattore limitante così importante, diciamo, ecco, non, sì, certo, ci avrai qualche posto nelle Alpi profonde in cui questo forse è ancora vero, ma lì in ogni caso è sempre difficile capire cosa fare, ma nelle altre parti non è il primo dei problemi, ecco, questo tenderei a dire. Quindi anche nella progettazione urbanistica penso che ci voglia un po' più di fantasia e di azione, no? Partendo da, appunto, da quello che siamo. Io quando penso all'Italia penso a una frase di Edison, che era un ragazzo che di sfide se ne intendeva, diciamo, no? Che una volta ha detto: se fossimo ciò quello che siamo capaci di fare, rimarremmo letteralmente sbalorditi. Ecco, partiamo da quello che siamo capaci di fare, non facciamo i pigri. Va benissimo, la ringrazio. Arrivederci. Molto bene, Antonio, pazienza, ci raggiunge in video per il prossimo intervento. Eccolo. Buongiorno, salve. Ciao. Allora, volevo innanzitutto ringraziarla per l'intervento di stamattina, che è stato molto interessante. Volevo prima di tutto fare, diciamo, una considerazione sull'economia circolare e poi porle una domanda. Allora, per quanto riguarda la mia considerazione sull'economia circolare, io credo che il punto fondamentale sia portare al centro dell'attenzione, oltre ai grandi benefici ambientali che questa, diciamo, tecnica ci offre, soprattutto quelli economici, perché come abbiamo visto anche con il Prof Usero, sono i motivi economici che spingono diciamo più le grandi industrie, le grandi potenze mondiali ad un cambiamento di rotta, quindi a porre l'attenzione su determinati argomenti. Diciamo, per quanto riguarda l'Italia, abbiamo visto i dati sono molto confortanti, abbiamo il primato in Europa, e credo che per far sì che gli altri stati ci seguano a ruota, ci sia bisogno magari di alcuni incentivi da parte degli stati, proprio a queste industrie che si impegnano a passare da un'economia lineare ad una circolare. Diciamo, questa era una mia considerazione. Bene, guarda, no, hai ragione, ma quei dati che io ho presentato, che poi sono dati Eurostat per capirci, sono dati figli di una convenienza economica. Nel senso, quel recupero lì, quel 79%, non è che è figlio appunto di politiche o di incentivi, è figlio del fatto che a Brescia o recuperavi rottami oppure non eri competitivo, e hanno degli enormi vantaggi ambientali, perché non l'ho detto prima, ma quel tipo di primato permette all'Italia di risparmiare ogni anno 23 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e 63 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, per capirci, il risparmio che noi abbiamo da quel recupero di materiali è pari ai 3/4 delle emissioni prodotte dall'Italia per produrre elettricità da origine termoelettrica, quindi è tanta roba. E l'origine iniziale è stata l'innesco, e l'innesco delle innovazioni che continuano, no? È stato un innesco dovuto appunto a convenienza economica, certo. Quello ero partito un po' da questo anche, nel senso che oggi la finestra che si è aperta, no? Guardate, se voi, vabbè, voi siete molto giovani, ma i professori se lo ricorderanno, per anni si è detto sì, l'ambiente è importante, però bisogna stare attenti a non danneggiare l'economia, no? Però c'è, cazzata, è una cosa che non esiste. Oggi danneggi l'economia se non fai quelle cose. La Fiat può anche decidere di continuare a fare l'ex Fiat, a fare macchine tradizionali, ma scomparirà come Black Blockbuster, no? Siccome l'ha capito, cambia rotta, ma questo è vero per tante cose, no? L'Enel ha puntato sulle rinnovabili perché c'era sicuramente anche una percezione culturale, ma l'ha fatto anche perché ha capito che era un buon posizionamento da quel punto di vista, e così potremmo continuare. E molte di queste scelte hanno queste caratteristiche. Anche quel dato che vi dicevo prima sulle imprese italiane che hanno fatto investimenti che hanno a che fare con l'ambiente, no? Non è mica legato a
nuove norme, sì, in qualche caso anche a quello, no? Ma è legato sostanzialmente alla percezione che così risparmi, vai meglio, e molte volte le norme ambientali hanno anche questo effetto. Per esempio, voglio raccontare una storia sulle concerie, no? Come ho detto, sono nato in una metropoli della Ciociaria, però diciamo, sono molto legato anche alla Toscana, sono stato parlamentare di Pisa, eccetera. E ricordo che anni fa mi colpì il fatto che il presidente della Repubblica Popolare Cinese, in visita in Italia, andò a visitare una conceria a Santa Croce sull'Arno. No? E io dissi: ma perché questo di tante cose che deve andare a vedere, va a vedere una conceria a Santa Croce sull'Arno, insomma, no? Anche perché io stesso allora pensavo che quella produzione non l'avremmo persa, no? Perché uno diceva: vabbè, la conceria è una produzione un po' basica, no? La concia, per cui se tu puoi inquinare quanto ti pare, paghi pochi gli operai, questi non hanno diritti, sei molto forte, no? E 2 anni dopo, l'anno dopo, venne il primo ministro cinese, andò a visitare un'altra conceria, sempre a Santa Croce sull'Arno. Allora, io però nel frattempo ho capito perché, perché da allora e anche in questi anni l'export di pelli conciate dall'Italia alla Cina è sempre aumentato, perché la concia di base la puoi fare appunto come dicevo io prima, fregandone dell'ambiente con lavoratori sottopagati, senza diritti, eccetera. Ma se vuoi fare le pelli migliori del mondo, quelle che cambiano ogni anno bugnato, colore, morbidezza, la storia è un'altra. E i conciatori di Santa Croce in Italia sono 3 policonciari. Uno a Santa Croce, sull'Arno, diciamo, Santa Croce, San Miniato, quelle zone lì, uno ad Arzignano in Veneto e uno in Campania a Solofra. No? Se tu, adesso è arrivata anche Solofra, ma prima ancora Santa Croce e Arzignano avevano usato paradossalmente una legge ambientale a cui si erano opposti per migliorare i loro processi produttivi. Cioè, a un certo punto furono varate delle norme più rigide sugli scarichi, perché in particolare lì stavano uccidendo l'Arno sostanzialmente con gli scarichi della concia. Questo ovviamente all'inizio vide l'opposizione dei conciatori, mi ricordo queste manifestazioni in cui minacciavano di darsi fuoco, eccetera, eccetera. Invece cosa è successo? Che tu per trattare meglio gli acidi a valle li devi seguire meglio anche a monte. E quindi innovazioni tecnologiche, bravi imprenditori, perché sono bravi imprenditori, e lavoratori che hanno diritti, anche quando sono senegalesi, là ce ne sono tanti di senegalesi, difatti il problema che hanno lì è che quando questi fanno come gli italiani, cioè raccolgono un po' di risorse e se ne tornano a casa, è un dramma, perché formare un lavoratore bravo in quel settore è sempre una cosa complicata. Fa sì che noi produciamo le pelli migliori del mondo, che sono quelle che cambiano ogni anno bugnato, colore, morbidezza, che servono per fare i prodotti più di qualità. Allora, diciamo, molto spesso la convenienza nostra è collocarci nelle produzioni più avanzate, nelle produzioni di qualità, perché se noi andiamo a combattere sulla quantità e sul basso prezzo, al di là se sia giusto o meno, perdiamo, no? È come se io dovessi competere per gli occhi di una fanciulla con Mike Tyson e lo sfidassi a pugni, diciamo. Ecco, devo cercare di essere più gentile, più intelligente, più simpatico. Magari il risultato è lo stesso, ma almeno me la gioco. Insomma, ecco, Certo. l'Italia deve fare l'Italia. La ringrazio. Allora, volevo farle un'altra domanda, diciamo, riguardante i fondi ricevuti dall'Italia, diciamo, ricevuti dall'UE per la transizione ecologica. E volevo capire quali sono i progetti più significativi che l'Italia sta decidendo di intraprendere con questi fondi. Questo dobbiamo vedere che cosa produce il governo. L'hanno presentato in questi giorni, lo analizzeremo dopo. Lì sicuramente un problema, l'ho accennato in altre parti, è non solo scegliere i terreni giusti seguendo le indicazioni dell'Europa, ma io ho sentito delle cose, delle corbellerie cosmiche in questi mesi, nel senso che ho visto anche che c'era chi voleva sottoporre il ponte sullo stretto al recovery. Ora,
al di là di come uno la pensa sul Ponte sullo Stretto, che è una cosa che non c'entra nulla con le indicazioni dell'Europa per quanto riguarda i settori, perché non riguarda, mi sembra che riguardi la coesione, la transizione verde oppure il digitale, diciamo, il ponte sullo stretto, ma soprattutto lì c'è un problema molto serio. L'Europa ti dà i soldi, no? Ma ti dice che li devi spendere entro 6 anni. Il ponte sullo stretto, se ne parlava alla Costituente del ponte sullo stretto, non è, è una cosa che è di là da venire. Questo problema di spenderli veramente queste risorse, di impegnarle veramente, è un problema serio che ha a che fare con l'inefficienza delle amministrazioni italiane, con la burocrazia, e è un problema che riguarda tutti, riguarda anche le fonti rinnovabili, riguarda tutti i settori. L'analisi, diciamo, di come l'Italia si muoverà, io quello che posso sperare è che, essendo che Draghi è molto europeo, è molto italiano, ma anche molto europeo, terrà conto, diciamo, di quello che possiamo fare. Perché è chiaro che se tu in Europa avessi mandato il ponte sullo stretto, te lo bocciavano e va bene, ma vuol dire che eri pagato da Rutte. Rutte era il premier olandese, leader dei paesi che non volevano dare i soldi sostanzialmente all'Italia. Perché quello dice, vabbè, arriva il ponte sullo stretto, e quello dice, vabbè, ma vedete che ho ragione io. A questi straccioni non bisogna dargli retta. Certo, la ringrazio. Ecco. Molto bene, grazie Antonio, grazie Ermete come sempre. Nel frattempo, nel mentre che Lorenza Mariani entra in video, chiedo anche agli altri studenti, ad altri studenti, abbiamo un altro po' di tempo, quindi se vogliono fare altre domande, di prenotarsi in chat, ovviamente sempre tenendo conto che Ermete parla da un po', quindi l'invito a prenotarsi e a formulare domande. Prego Lorenza, ti vedo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, la mia domanda riguarda l'ambito della transizione digitale e ambientale e volevo chiederle un parere riguardo quest'ambito, nel senso quanto effettivamente la propaganda sociale virtuale possa essere una soluzione per quelle che sono le generazioni attuali, quindi del futuro, ma anche quelle che verranno dopo. E quanto, ricollegandomi al concetto di bellezza, questo sia quanto influisce effettivamente nello stato d'animo dei giovani rispetto a quella che è la questione ambientale e quali altre soluzioni possono esserci per sensibilizzare concretamente questa tematica, non solo magari in periodo di pandemia, ma anche per quello che verrà dopo. Mi dici, mi ripeti la prima domanda? C'è un paio di parole che non mi sono arrivate. La prima domanda che mi hai fatto. Cioè, quanto effettivamente la sensibilizzazione sociale virtuale può influire Sì. concretamente nei giovani e soprattutto nelle generazioni future? Questo è difficile chiederlo a me, che sono inevitabilmente un analogico, diciamo, per ragioni. Di età, nel senso che io penso che ci sono mondi che dobbiamo ancora esplorare, insomma, ecco, cioè a me non verrebbe mai in mente di essere un fan della Ferragni e di Fedez, però non ho neanche nulla contro di loro, e se li vedo impegnarsi in battaglie giuste sono contento, banalmente. Io penso che abbiamo cambieranno molte cose, sono anche cambiate molte cose, adesso anche nella rete, cioè ci sono strumenti che nascono e muoiono. Anni fa ebbe un momento di grande spolvero Second Life, no? Sembrava che se tu non avevi un avatar su Second Life eri uno sventurato, un paria, poi è morta immediatamente, no? Io penso che bisogna, a parte un problema che è ancora diverso, cioè che è quello di mettere sotto controllo questi grandi centri di potere e di ricchezza che spesso sono più potenti anche degli stati, no? Lì c'è un problema serissimo per la politica che si ripropone continuamente.
scusa se adesso faccio una inserzione collaterale, per esempio sta crescendo molto i cosiddetti bitcoin. I bitcoin sono sostanzialmente uno strumento finanziario virtuale, no? Opaco, nel senso che nei bitcoin li può comprare Jack lo squartatore, il mafioso, cioè senza nessun controllo, che consuma tantissima energia. Adesso non me la faccio complicata, però per tenere in vita i bitcoin si consuma più o meno l'energia che consuma l'Argentina, no? E nessuno controlla questi bitcoin. Ha senso lasciare libera una cosa del genere per poi magari piangere fra qualche anno su qualche scandalo, su qualche disastro, su qualche cosa, insomma. E lo stesso, in misura ovviamente molto minore, vale per questi grandi colossi dell'informatica, della rete. Però questi strumenti possono dare tantissimo, devono essere un po' in qualche maniera messi in sicurezza. Come avete visto, sono anche problemi geopolitici, le accuse a questo o quello Stato di utilizzarli anche per interferire negli altri paesi, sono naturalmente importanti anche per creare sensibilità ambientale. Io continuo a essere convinto che bisogna che questo stia assieme con un recupero di capacità, vabbè, pandemia permettendo, anche di relazioni umane più dirette. Non so come dire, io ho sempre in mente un bellissimo racconto di fantascienza di Asimov degli anni 50. Asimov era un grande scrittore di fantascienza, era anche un grande divulgatore scientifico. Negli anni 50 lui scrisse un racconto titolato 9x7, in cui parla di un'umanità del futuro governata dai computer, allora si chiamavano calcolatori, no? Questa umanità divisa in due blocchi che sono in guerra tra di loro. Nessuno dei due blocchi vince perché questi computer producono macchine sempre più avanzate, armi sempre più sofisticate, ma si mantiene un equilibrio. A un certo punto in uno di questi due blocchi viene trovato un dropout, un marginale che in un palazzo decadente viene trovato l'ultimo umano che sa fare le moltiplicazioni e le divisioni a mano. Ci mette milioni di volte il tempo dei computer, ma lo fa con la testa sua. E quando quel blocco, oltre ad avere i computer, rimpara a fare le moltiplicazioni e le divisioni a mano, vince, no? Cioè ha quello, ma anche l'altra cosa. Io ho sempre pensato che l'Italia, ma anche l'Europa, ma l'Italia deve essere quello, cioè deve essere una cosa in cui tu accetti le sfide tecnologiche, magari le sai anche cogliere, perché io ancora c'ho il magone, perché il primo personal computer lo fece l'Olivetti, no? Quando la Fiat acquisì l'Olivetti decise che quello non era il futuro, e di fatto abbiamo visto, insomma, come non era il futuro, abbiamo perso, diciamo, dal punto di vista produttivo quella filiera. Ma deve mantenere le cose che la rendono unica, che ha a che fare anche con le cose di cui abbiamo parlato finora, ha a che fare anche con la bellezza, con le città, con l'urbanistica di qualità, con i piccoli centri, con la socialità, con la relazione. Ecco, io penso che un antidoto, diciamo, alla spersonalizzazione e all'anonimato che è portato inevitabilmente dalla rete è mantenere, diciamo, un livello anche di relazioni umane, che è una cosa su cui l'Italia è, insomma, obiettivamente apprezzata nel mondo, ecco, mettiamola così. La ringrazio, grazie mille. Bene, vedo prenotate Agnese Botrugno. Sì, Lorenzo, cioè io sto con Lorenzo, quindi tipo la videocamera del suo computer, così mi potete vedere, perché in questi giorni ho avuto problemi. Ci vediamo. Buongiorno. Allora, io volevo fare una riflessione, perché comunque sì, abbiamo parlato appunto di queste tematiche molto importanti, della bellezza, del settore ambientale, dei cambiamenti climatici, e quello che voglio chiedere io è che comunque sia noi, facendone parte in stretto contatto, cioè con la nostra facoltà, con architettura, ma anche, come ha detto lei, con design, toccando appunto queste tematiche in prima persona, ci sentiamo in un certo senso
spinti verso queste nuove tematiche per un futuro più ecologico. Mentre magari nelle altre facoltà, nelle altre università, queste tematiche non vengono toccate, non vengono affrontate come le affrontiamo noi di architettura. Secondo lei, appunto, l'introduzione di queste tematiche anche nelle altre facoltà, che possono essere, per esempio, informatica, parlando di transizione tecnologica, digitale, potrebbe in un certo senso portare degli effetti positivi, un cambiamento positivo nelle generazioni future su queste tematiche? Sì, io penso di sì e penso anche che accadrà. In parte sta anche accadendo. Quando io parlavo, per esempio, del fatto che diciamo, la spinta delle imprese verso investimenti che hanno a che fare con l'ambiente in senso lato, insomma, che attraversano un po' le cose di cui tu parlavi, riguarda un po' tutte le professioni e un po' tutte le competenze. Questo riguarda però in particolar modo le competenze di livello più elevato, nel senso che per dire, diciamo, il 40% dei posti di lavoro prodotti, sto sempre ai dati del 2019 perché analizzare il 2020 è più complicato, avevano a che fare con l'ambiente, avevano pezzi di competenza ambientale. Se tu andavi a analizzare, per esempio, in ricerca e sviluppo, questa competenza, il 70% dei nuovi assunti nel settore ricerca e sviluppo dovevano avere anche competenze ambientali. Quindi questo inevitabilmente accadrà. Poi guarda, per come la vedo io, a giudicare almeno dagli inviti che ricevo, la moltiplicazione in giro per l'Italia di università che tendono a caratterizzarsi e di facoltà che tendono a caratterizzarsi in quella direzione indicano che si capisce che quello è un terreno che non puoi tralasciare se vuoi formare della gente che ha un futuro e anche se vuoi aggiornare e mettere a disposizione degli altri i tuoi saperi. Un'altra domanda invece, per quanto riguarda, sempre rilacciandomi al discorso della transizione ecologica e verde, quindi ambientale, c'è il rischio che la ricerca di uno sviluppo appunto tecnologico possa in un certo senso sovrastare il fattore ambientale? Cioè c'è la possibilità, il rischio appunto, che le prossime generazioni siano più improntate verso una ricerca di nuove tecnologie piuttosto che una lotta contro i cambiamenti climatici e a un mondo ecologico? Questo però fa parte, diciamo, del gioco, per così dire, perché anche le nuove tecnologie possono dare una mano, non tutte, nel senso che tante volte ci sono delle cose, ecco, abbiamo parlato del nucleare, per anni il nucleare era il prototipo della tecnologia e invece poi si è marginalizzato, relativamente il nucleare è ancora forte, anche perché il nucleare serve per fare bombe, quindi è chiaro che quando l'Iran o l'Arabia Saudita vogliono fare centrali nucleari non è che ci hanno in mente la produzione di energia, insomma, quindi il mondo è più complicato di come lo possiamo descrivere noi in qualche misura. Poi c'hai tanti campi di ricerca, alcuni evocano suggestioni ma sono binari morti. Adesso, per dirvene una, io saranno 40 anni che sento dire che la fusione fra 20 anni e si sposta sempre in avanti. La fusione nucleare è una di quelle cose che evocano uno scenario fantascientifico, ma è sostanzialmente, nell'arco della nostra vita, in questo non solo la mia ma anche della vostra, una palla persa, diciamo, nel senso che va bene anche ricercare quel terreno, va bene, perché poi uno a volte deve fare delle ricerche, anche ricerche apparentemente distanti, che però producono in ogni caso un avanzamento dei saperi e magari producono delle ricadute tecnologiche in altri campi. Adesso, noi parliamo del solare fotovoltaico, se tu non avessi avuto i viaggi spaziali probabilmente non ci avresti avuto il solare fotovoltaico. Il solare fotovoltaico è figlio del fatto che tu, quando c'avevi i satelliti che orbitavano, l'energia gliela dovevi dare in una maniera diversa, senza badare all'inizio neanche ai costi, cosa che invece adesso hai superato, diciamo, da questo punto di vista. E la fusione, per esempio, è una di queste, nel senso, voi sapete, la fusione si dice, ed è vero ed è suggestivo, che la fusione replica
diciamo, un processo che avviene sul Sole, per genera sul Sole quella grande quantità di energia che poi ci riscalda. Il Sole è un po' distante, infatti noi usiamo l'energia da fusione, perché poi alla fine della fiera il solare quello è, con tutti i suoi annessi e connessi. Farlo sulla Terra è un po' più complicato, perché hai temperature che non sono ad oggi confinabili con materiali che conosciamo, quindi le devi confinare con dei campi magnetici potentissimi che consumano molta più energia di quella che eventualmente tu puoi produrre, quindi sono terreni di ricerca un po' distanti. Per il resto bisogna che poi, in questo senso, la politica, non tanto i partiti, ma la politica deve avere, una volta individuata la strada e i passi anche di queste ore, no? Sembrano sancire che c'è un accordo sul fatto che quella strada vada intrapresa, deve organizzarsi per favorire, diciamo, quegli avanzamenti tecnologici che possono aiutare. Io continuo a dire, vale Asimov, no? Che guai se questo si separasse dalla capacità di produrre un buon Montepulciano d'Abruzzo in un bel paese abruzzese. Sì, più che altro, cioè, la domanda che mi faccio io è che attualmente la generazione, appunto, attuale, i nostri, cioè i giovani d'oggi, quindi noi, anche attraverso, appunto, la propaganda dei social media, ci sentiamo in un certo senso molto toccati da questa problematica del clima che sta cambiando, del mondo, eccetera. Però perché, appunto, stiamo vivendo in prima persona tra pandemia e crisi del nostro paese, stiamo vivendo, appunto, ci sentiamo in un certo senso strettamente colpiti da questa problematica. Non vorrei però che per le generazioni future, magari, diciamo in un certo senso, riuscendo a far fronte in parte a queste problematiche, non vorrei che nelle generazioni future questa cosa, questa lotta per un futuro ecologico venisse meno. E questo che è un po' cioè quello che voglio dire io è: noi in un certo senso abbiamo la responsabilità di impartire alle prossime generazioni, attraverso quello che è la propaganda dei social, questa tematica, appunto, che deve rimanere forte anche nelle prossime generazioni, non deve mai andare scemando questa problematica. Questo è il dubbio che mi sto ponendo, in un certo senso. È giusto, lo scopriremo solo vivendo, diciamo. Grazie mille. Molto bene, grazie. È il momento dell'ultima domanda da parte degli studenti, quindi chiamo Chiara Daggianti. Eccola. Chiara, devi aprire il microfono. Scusate, ecco. Buongiorno. No, io avrei una domanda per quanto riguarda il Green Deal europeo, una prima domanda su questo. E, dato che, leggendo appunto questa strategia economica che ha formulato l'Europa, praticamente vanta di non lasciare, mi sembra che usa proprio il termine trascurato, nessun posto e nessuna persona, nessun luogo e nessuna persona. E dato che prima facevamo appunto l'esempio di metropoli come Milano e quindi parlavamo di relazione tra città, questo qui del Green Deal europeo calato in ambito italiano, secondo lei potrebbe essere una prima mossa per fare in modo che si venga a colmare il divario che c'è tra nord e sud? Anche perché, riprendendo ad esempio le metropoli di cui parlavamo prima, quindi l'esempio che è stato presentato di Milano, mi viene da confrontare Milano, che ho visitato, con la Roma, la realtà a cui appartengo, e cioè praticamente sono due cose totalmente diverse. Se poi andiamo a confrontare anche con altre città, viene Napoli ad esempio, un'altra metropoli totalmente opposto proprio. Quindi mi chiedevo se questa strategia economica potesse essere un primo passo per colmare questa differenza che c'è tra nord e sud. Può sicuramente esserlo, responsabilizzando molto però anche le persone, le comunità, eccetera, perché io per esempio penso che non c'è un solo sud, no? Ci sono tanti sud. Nel sud anche esperienze eccellenti, lo Stato alcune cose le deve garantire assolutamente, per esempio
eliminare o ridurre all'impotenza l'illegalità, la mafia, eccetera, terreno a me molto caro, diciamo, no? Per il resto devi anche aiutare chi si mette in movimento. Ecco, questo non sono, come dire, il Sud a volte è stato danneggiato anche dalle classi dirigenti meridionali, ecco, non è quindi come Roma, nel senso che, per capirci, all'inizio di questo millennio sembrava quasi che Roma avesse trovato un suo racconto al mondo, no? Cioè sembrava una città, poi sai, uccidere Roma è complicato, nel senso che diciamo anche se viene governata da, boh, non so da chi, è difficile farli, insomma, eliminarla, diciamo, però sembrava che Roma avesse un suo racconto al mondo e Milano fosse sbandata, no? Poi è cambiato tutto, nel senso che nel giro sostanzialmente di 10-15 anni si è invertita totalmente la rotta, e certo adesso Roma è sempre Roma, no? Però ha delle inefficienze clamorose, anche in campo ambientale, nel senso che la gestione dei rifiuti a Roma è catastrofica, nel senso che mancano gli impianti, c'è inefficienza, cioè Roma porta la frazione umida in Veneto o in Puglia, basta, fine, non si capisce perché, non puoi avere impianti per trattare la frazione organica, anaerobici, il Comune di Roma è enorme, non si capisce perché. Ecco. Comunque, diciamo, sì, può essere una chiave e in ogni caso deve esserlo, perché torno al ragionamento di prima, soltanto se c'è un disegno condiviso vai avanti, ecco, non... Anche perché potrebbe, cioè ad esempio, mi viene da pensare nella mia ignoranza in ambito economico, potrebbe essere un primo passo per cercare di inserire nuovi posti di lavoro, anche questa transizione ecologica di cui si parla tanto. Ma sicuramente, nel senso che i posti di lavoro saranno lì in buona parte. Guardate, anche Kerry, un mesetto fa, si è collegato con l'Italia per uno di questi incontri preparatori al G20, del B20, del settore economico del G20, e lui ha detto, guardate, prima della pandemia i due settori che negli Stati Uniti producevano più posti di lavoro erano il solare fotovoltaico e l'eolico, no? E poi questo in realtà vale un po' per tutti i settori, peraltro l'Abruzzo è una regione molto industriale, contrariamente a quello che si chiede. Percentualmente la popolazione ha un settore industriale molto avanzato, anche nell'automotive e in altri campi. E c'aveva anche delle... Adesso non so che fine ha fatto, io mi ricordo che anni fa mi aveva colpito, voi sapete che tutti i settori hanno problemi enormi di carattere ambientale che vanno affrontati, ma sono anche opportunità, anche la moda e il tessile, no? Per esempio, una dei settori che facevano e in parte fanno ancora più disastri è quello dei jeans della Ray, jeans di moda. Fashion. Esattamente, esattamente. E in Abruzzo, a Corropoli, c'era un'azienda che non so adesso in che condizioni sia, ma mi ricordo che sostanzialmente trattava complessivamente, mi pare, 17-18 milioni di paia di jeans, perché aveva trovato un meccanismo per ottenere quell'effetto, anziché con la sabbiatura, che c'è un piccolo problema che fa venire anche la silicosi agli operai, oltre a consumare una marea di acqua, diciamo, no? Li trattava con dei residui alimentari, non ho mai capito cosa, forse gusci di nocciola mi viene in mente, però insomma questo non lo so, e questa azienda aveva fatto la sua fortuna perché aveva trovato un meccanismo per rispondere a questa domanda che c'era, per cui quando partiva una campagna di boicottaggio, si parlava prima del ruolo che possono avere i cittadini nel cambiare anche le scelte aziendali, no? Contro i jeans che avevano queste caratteristiche, i grandi marchi si mettevano d'accordo con questa azienda di Corropoli, che è un comune di 5.000 abitanti, anche quello è come dimensione, per trattare i jeans in questa maniera. Quindi, diciamo, nel sud, dove spesso c'è una creatività straordinaria, hai molte possibilità. Io poi ne conosco tanti, per esempio c'è un socio di Simbola che si chiama Angelo Inglese, no, adesso vi racconto, tanto adesso si può dire che è caduta in prescrizione, diciamo, no? Che ha un'azienda che fa sartoria artigianale di qualità a Ginosa di Puglia. Ginosa di Puglia è un paesino che la parte vecchia di questo paesino sembra una
assomiglia a Matera, un po' di serie B, adesso non lo dite a quello di Ginosa, diciamo, per carità, perché diciamo, comunque è tipo Matera come struttura, e fa questa sartoria artigianale di grande qualità. Io ricordo che questo amico, Angelo Inglese, che ripeto è uno dei fondatori anche di Simbola, una volta l'avevo invitata a un convegno a Palinuro, mi pare, titolato Terra, Sangue e Banda Larga, no? Che è un po' ironico come okay. titolo, e lui, difatti, un mio amico, diciamo, mi disse non esagerare il medico. Diciamo, e lui non potette venire perché, detto, perché stava, c'aveva un collegamento con la BBC per il matrimonio di Kate Williams. Io dissi: che c'entri tu con il matrimonio? E scoprì che lui, da Ginosa di Puglia, faceva le camicie per il principe Williams, perché lui aveva una sartoria di grandissima qualità, ma faceva i vestiti per i primi ministri giapponesi, perché poi ci sono queste nicchie in cui l'Italia è fortissima. Ad esempio i giapponesi, adesso io come si vede anche dal mio abbinamento, non sono un maestro di eleganza, diciamo, come si suol dire, però i giapponesi, mi spiegò lui, sono dei maniaci di alcuni particolari, e per esempio lì a Ginosa di Puglia fanno le asole, adesso sbaglio il numero, metti con 14 cuciture anziché 12 o 10 cuciture come fanno a Napoli, e loro volevano le asole, eccetera, eccetera. Comunque, il risultato è che dopo che lui vende in tutto il mondo, infatti ogni tanto arriva gente da Hollywood per andare a questa piccola sartoria che sta a Ginosa di Puglia, e mi ricordo che lui a un certo punto mi chiamò d'estate perché dall'Inghilterra gli era arrivata una proposta enorme per acquistare la sua sartoria. Come accade in questi casi, c'era un vincolo che lui ovviamente non potesse più non solo usare il nome, ma lavorare in quel settore, no? Però la proposta, per capirci, metteva al sicuro Angelo e la sua famiglia per un paio di generazioni almeno, come il tipo di offerta che gli veniva fatta. E lui mi ricordo, mi disse: Ermete, che devo fare? E gli disse: Angelo, se lo chiedi a me, io gli dissi, sono scelte che devi fare tu, perché non è, però se lo chiedi a me vuol dire che vuoi che io ti dica che non lo devi fare, e io ti dico che non lo devi fare, infatti, come cosa. E poi lui non l'ha fatto e ha continuato. Però chi pensa, appunto, che da Ginosa di Puglia puoi avere un punto che esporta dal Giappone a Hollywood, no? L'ha trovato lui, diciamo, quella chiave. Ecco, l'Italia da questo punto di vista, veramente anche nel sud, e forse per certi aspetti in qualche caso anche più che in altre parti, ha infiniti fili da tirare, a patto che si metta in gioco, a patto che non venga una depressione. Sarebbe bello che li incentivassimo anche noi, cioè che li conoscessimo anche noi, che si toccassimo a livello economico. Io ci provo. Una seconda domanda, sempre incentrata su questo ambito economico, perché ne volevo approfittare. E, mi chiedevo, cioè, in un altro, diciamo, un'altra conferenza con il professor Campioli e Russo Ermolli, avevo chiesto appunto secondo loro perché c'era questa ostilità nei confronti della bioarchitettura, dell'architettura sostenibile in generale, e loro mi risposero sostanzialmente per un motivo di ignoranza e di scarsa normativa. E ho notato che, ma penso come tutti, ultimamente si stanno facendo molti bonus a livello economico, mi viene da pensare al bonus del 110% per i cappotti termici. Le volevo chiedere, secondo lei, se questa mossa economica sia la mossa migliore per incentivare l'architettura sostenibile, perché alla fine la cosa di cui non riuscivo a capacitarmi era perché non investire su questo, se alla fine porta anche un risparmio nelle case, nelle nostre case, quindi tutti quanti potrebbero avere una casa e tutti quanti potrebbero arrivare a pagare le bollette a fine mese. E cioè, mi chiedo se questa qui sia la soluzione migliore, cioè aiutare con dei bonus per fare in modo che la casa o qualsivoglia sia più sostenibile, o se ci sia qualcos'altro
che può fare l'economia per incentivare l'architettura sostenibile. Non so se sono stata chiara, perché ho fatto un po'... No, è chiaro. Ma lì più che non è un problema solo di economia. Allora, premesso che io penso che noi dobbiamo tornare a produrre bellezza, no? Quando io penso alle riqualificazioni urbane da semplificare, penso anche alla necessità di tornare a produrre bellezza, no? Tante aree delle nostre città non hanno certo seguito le indicazioni del Costituto di Siena, di cui abbiamo parlato prima, insomma, no? E questo però è un segno dell'Italia. Per quanto riguarda quelle misure, hai ragione Dora, ragionando sarebbe lungo, perché io penso francamente che se semplificassimo la vita, anziché dargli il 110 potremmo dargli di meno, anche il 90%, è tantissimo, non c'è nessun paese al mondo che ha un'incentivazione, diciamo, di questa natura. L'AE purtroppo, come sempre, degli enormi vincoli, ritardi di natura burocratica, di complicazione per attuare questi strumenti. Per esempio lì una cosa molto importante è permettere la cessione di questo credito agli incapienti, a quelli che non hanno da scaricare sulla fiscalità futura, no? E che però possono, con un accordo o con le aziende del settore oppure con servizi finanziari, utilizzare queste misure. Lì l'errore di base è stato quello di base, cioè di nuovo è la lettura politica e informativa che è stata data del problema casa. Cioè noi abbiamo avuto in Italia una battaglia populista, a mio avviso, no? Demagogica, sull'IMU sulla prima casa, no? In cui tutti si sono distinti, e di fatti poi è stata eliminata a furor di popolo l'IMU sulla prima casa. Premessa, io ero assolutamente favorevole a eliminare l'IMU sulla prima casa per le aree più deboli, no? Ma eliminare l'IMU sulla prima casa per tutti, ma che senso ha? In tutto il mondo c'è un'imposta sulle abitazioni, perché l'Italia non deve averla, no? Quando è stata eliminata l'IMU sulla prima casa, il valore medio dell'IMU sulla prima casa per le famiglie italiane era 220 euro all'anno, come cosa. Fra una casa costruita bene e una casa costruita male passa una bolletta energetica da 1.500 a 2.000 euro. Allora tu, non dico azzerare la bolletta energetica, peraltro l'Europa ti dice che nelle nuove costruzioni devono essere a consumo quasi zero dal punto di vista generale, però ridurre di un terzo quei consumi energetici è il triplo dell'IMU. E per ridurre di un terzo quei consumi energetici ci vuole lavoro, cioè non è come i 220 euro che magari tu te le metti in banca, non so come dire, o ci fai che cosa. Produce occupazione, produce lavoro, produce innovazione. Lì però era più semplice politicamente dire: toglierò l'IMU sulla prima casa, tolgo questo, cioè questa politica che veramente è miope da questo punto di vista. Secondo me molto quello può andare, e poi soprattutto è un problema appunto di percezione. Se tu hai ancora oggi molte persone, quando comprano una casa non vanno a vedere in che classe sta, no? E spesso la classe vuol dire appunto quel tipo di spese all'anno e il valore delle case. Cioè sono fior di studi che dimostrano che se tu rimessi a posto una casa consuma di meno e anche più in ordine, vale molto di più dei soldi che ci hai messo sopra, no? Quindi è una nuova generazione di edilizia in cui tanti imprenditori, per la verità, si stanno attrezzando, nel senso che con tanti settori dell'edilizia, perché il futuro dell'edilizia non sarà, se non in misura molto ridotta, l'edilizia speculativa degli anni passati, non c'è neanche più mercato per quella cosa lì, no? Mentre invece mettere mano, a partire dalla sicurezza antisismica in tante aree e a partire dai fattori ambientali in tutta Italia, sarà sicuramente il futuro dell'edilizia, e questo aiuterà anche la bioarchitettura, aiuterà anche altre forme di architettura. Per esempio in Italia sta crescendo molto il legno nell'architettura, se ne parla poco, ma in realtà c'è una fortissima crescita, e questo, ma questo, come direbbe Corto Maltese, è un'altra storia, se no allunghiamo troppo. Va bene, la ringrazio, è stato gentilissimo. Molto bene, grazie Chiara per le interessanti domande e gli interessanti quesiti che hai posto a Ermete, che è stato
veramente ci ha raccontato davvero un percorso bellissimo. La questione del anche dei piccoli borghi di Ginosa mi ha fatto pensare, io ho dei legami per esempio con un paese familiare, con un paese pugliese, vedevo dai balconi asciugare delle striscette verdi e rosse, mi chiedevo sempre cosa fossero, poi ho scoperto che quello era il laboratorio sartoriale di Gucci, e c'era un vecchietto che produceva queste striscette che poi vediamo applicate su tutti i prodotti, diciamo, di questo marchio molto importante. La cosa che però è emersa e che mi fa piacere sentire è che questa può essere davvero una sfida che considera il contesto come il progetto, il paesaggio come un'infrastruttura che poi produce davvero valore ecologico e il futuro della città che viviamo come un progetto collettivo e non più autoriale. Gli interventi degli studenti sono terminati a questo punto. Io chiamerei il professore per concludere e soprattutto per far riposare un po' Ermete, che veramente ci ha. Maura, voglio dire una cosa? Tu hai parlato una parola giusta, cioè sì. Una parola importante, diciamo, che è il concetto di sfida. Io questo lo vorrei un po' sottolineare, perché ovviamente le cose di cui abbiamo parlato non ce le garantisce nessuno, non so come dire, però sono alla nostra portata, no? Però è una sfida, un regista che forse è la quintessenza dei registi americani, Frank Capra, ma in realtà era nato in Sicilia, in un paese dell'intorno di Palermo, e ha fatto dei film fantastici. Quando è morto Frank Capra, mi pare che Cassavetes si è dedicato un pensiero bellissimo, perché ha detto: forse l'America non è mai esistita, esisteva solo nei film di Frank Capra, no? Però Frank Capra una volta ha detto una frase molto americana, ma che mi piacerebbe che noi facessimo proprio, perché Frank Capra una volta ha detto: i dilettanti giocano per piacere quando fa bel tempo, i professionisti giocano per vincere mentre infuria la tempesta. Ecco, non è il momento dei dilettanti in nessun campo e tantomeno in campo ambientale. Mi sembra la frase perfetta per, diciamo, concludere questa mattinata, anche se adesso chiamerei il professore per diciamo le conclusioni finali. Grazie professore, ecco. Molto rapide, grazie Ermete, è stata una maratona, hai visto che quando noi ti invitiamo per un'ora di lezione, poi però ci sono 2 ore di domande, ma questo penso che ti possa aver fatto solo che piacere. Ti ringrazio per tutte, diciamo, le nozioni che ci hai messo a conoscenza, ma ti ringrazio anche per il modo magistrale con cui ci hai fatto spaziare, no, da questioni puramente tecniche ad aneddoti personali a citazioni umanistiche, eccetera. Io credo che la platea a cui ci stiamo rivolgendo, cioè i giovani, sono la nostra forza, no? Sono coloro che attraverso i movimenti giovanili, eccetera, hanno fatto delle pressioni sulla classe politica che probabilmente, lo diciamo spesso, ma non sarebbero riuscite, non saremmo riusciti noi o non sarebbero riusciti gli scienziati a fare con la stessa efficacia un'azione analoga. Lanciamo la sfida. Sì, è vero. Allora, raccogliamo questo invito di Ermete, soprattutto ragazzi, raccoglietelo voi, lanciate la vostra sfida nel vostro ruolo di architetti, un ruolo che è determinante, no? Sarete i progettisti del futuro, quindi sarete voi che dovrete fare in modo che ci sia una conciliazione fra, diciamo, il nostro pianeta e l'essere umano che è abituato, che è l'essere che vive il pianeta. Tante volte ce lo siamo detti, non è a rischio la vita del pianeta, è più facilmente a rischio la prosecuzione della specie umana, ma soprattutto del modo di vita, dello stile di vita dell'uomo così come è stato, diciamo, a partire dalla rivoluzione industriale in poi. Con Ermete ci siamo detti che ci incontreremo altre volte, sicuramente ci saranno occasioni di incontro scientifiche, non scientifiche. Credo che sia questo un pochino
pochino anche il ruolo, diciamo, dell'università, ma anche il ruolo dei divulgatori scientifici, quale è Ermete, no? Sei una persona che ha una grande sensibilità civica e penso che tu senta proprio come un dovere quello di mettere a disposizione della collettività non solo le tue nozioni, ma anche l'entusiasmo con cui tu le diffondi. Noi come università abbiamo questo ruolo, quindi diffondere la conoscenza, no? Soprattutto su tematiche importanti come quelle ambientali, è un ruolo importante. La conoscenza porta all'aumento della sensibilità, l'aumento della sensibilità porta alla costruzione dell'opinione pubblica, la pressione dell'opinione pubblica è quella che poi determina il cambiamento degli orientamenti politici. L'abbiamo visto, oramai il politico che indica la strada virtuosa, magari ricca di sacrifici, non esiste più. Il politico oramai si muove sulla base di quello che gli suggeriscono gli staff che lavorano sui social, sentiment analysis, e hanno, diciamo così, una funzione di ricerca del consenso. Allora, in questo senso credo che il ruolo delle giovani generazioni, e dico, sottolineandolo anche, dei giovani architetti, sia un ruolo importante, quindi raccogliete ragazzi la dichiarazione di sfida che ci invita a porre Ermete, e questo è, diciamo, adesso io voglio chiudere qua, non voglio fare grandi commenti, ti voglio ringraziare moltissimo, siamo stati molto felici di averti avuto qua e visto quante curiosità, quante anche stimoli che hai determinato. Voglio ringraziare Maura nel suo ruolo di chairman, ma voglio ringraziare anche Lorenzo che si è dato da fare per l'organizzazione di questi eventi. Voglio ringraziare tutti voi studenti e dico, la miglior cosa che possiamo fare con Ermete adesso è ringraziandolo, venendolo tutti in video e salutandolo anche a voce e dicendogli che insomma ci siamo sentiti con lui a casa e spero che lui si sia sentito a casa sua in questo paio di ore in cui abbiamo condiviso il nostro tempo. Grazie, grazie a voi. Lorenzo non l'avevo ancora visto in video. Quindi... Grazie. Grazie Ermete, grazie Paolo e grazie ai ragazzi. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie Ermete. Grazie ancora. Buon lavoro. Arrivederci.